Il termine esatto è? Per la donazione, in questo caso per più che non era donazione di organi, perché in quel caso non c'era il consenso, ma venivano estratti gli organi sani per cercare di metterli nel mercato del popolo nazista che ne poteva fare uso. Quindi ecco, sicuramente abbiamo fatto questa sera un momento, abbiamo utilizzato, abbiamo fatto sì che il Consiglio Comunale potesse rendere veramente memoria a tanta gente che sicuramente, ecco, non deve passare così inosservata. Io sono convinto che questo è un momento di riflessione che ci dobbiamo portare ciascuno di noi giornalmente. Non deve essere limitato solo al momento che stiamo ricordando solo per questa sera, ma ogni giorno nella nostra azione dobbiamo, giorno per giorno, quotidianamente, ecco, pensare all'amore che noi dobbiamo avere per il prossimo. Non sono parole, ma ritengo che deve essere il nostro metro di valutazione giornalmente della nostra azione e della nostra condotta politica. Grazie all'assessore Collura per questa profonda riflessione che ha voluto fare. E chi chiede di parlare? E allora, chiudiamo con il momento di intima riflessione che il Consiglio e l'istituzione municipale di Grotte fa. Va bene, grazie. Allora, entriamo nella trattazione degli argomenti che sono posti all'ordine del giorno, affrontando immediatamente l'interrogazione presentata dal... Sì, infatti. Sì, prego. Sì, consigliere Cutaia, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, il primo Consiglio Comunale, adesso parliamo un po' magari di politica, tralasciando, abbiamo parlato di altre cose. Cioè, ci eravamo lasciati fine di dicembre, questo è il primo Consiglio Comunale del 2014. Mi auguro che sia un anno che dovrebbe andare, speriamo tutti che un anno che potrebbe andare avanti nel migliore dei modi. Quello che voglio sottolineare questa sera è, partendo subito praticamente dalle parole che un periodo fa, qualche mese addietro, il sindaco diceva che eravamo vicini al tracollo finanziario. Vi ricordate? C'è stato un momento che il sindaco ci aveva un po' terrorizzati tutti, dicendo che stiamo attenti, che il comune sta per... può darsi che ci potrebbe essere tracollo finanziario. Ci eravamo quasi tutti allarmati perché... Certo, non erano parole dure quelle del sindaco, anche forse per giustificare la non nomina della ragioniera Artolano come responsabile di posizione organizzativa dell'ufficio economico finanziario. Quindi per giustificarsi diceva che il comune era vicino al tracollo finanziario, attenzione, quindi prendendo come scusa, cioè, trattandosi, può dire male, la nostra dipendente Maria Ortolano. Questa nostra dipendente, che mi sembra adesso sia il sindaco, è responsabile dell'ufficio tributi, mi sembra,
e adesso diventa responsabile unico dell'ufficio tributi. Quindi, cioè, caga, non era buono, comincia a essere un po' migliore. Può darsi che ritorna a essere di nuovo la dirigente, dato che si gli affida un compito che non è dei più semplici, quello dell'ufficio tributi, quindi si cederà di nuovo fiducia. Ma si cederà di nuovo fiducia perché, perché possiamo vedere tutti. Oggi parlo con il consigliere comunale, perché con il sindaco forse non abbiamo un feeling che ci lega già dal primo momento, non andiamo d'accordo col sindaco. Quindi parlo col sindaco, lo faccio più che altro, voglio parlare con il consigliere comunale. Quindi abbiamo approvato il bilancio, consigliere Puglisi, Renato Leotta, abbiamo approvato il bilancio. Subito dopo il bilancio ho fatto un po' così in maniera veloce un resoconto degli impegni presi dopo che il bilancio sia stato approvato. Lasciamo perdere, non voglio nominare, non voglio dire i soldi che sono stati impegnati per fare manutenzione scuole, queste cose sono di normale amministrazione, ogni anno queste spese si fanno, quindi sono cose che ogni anno è la stessa cosa, quindi cioè, non ho voluto calcolare queste spese. Cioè, faccio un elenco velocemente, perché dico voglio fare questo elenco? Perché poi torno alla figura dell'esperto, apro una parentesi, perché questa figura dell'esperto, dietro questa faccia da buonismo, mi sembra che non sia stato corretto, soprattutto nei miei confronti, e poi mi spiego perché. Quindi questa figura di esperto mi sembra che io è una figura di esperto, non di esperto. Quindi non è una figura che mi fidavo un po' prima, un po' di più prima, ma adesso non mi fa tanto garbo. E poi ritorno e mi spiego il perché. Quindi si approva il bilancio, dico, si fanno impegni. Normale, l'amministrazione deve lavorare. Cioè noi, se ricordate, avevamo fatto di tutto per capire se potevamo trovare somme per Gia Benedetta, per non appesantire Gia Benedetta Tares, Angelo. Gia Benedetta Tares, Tares, quale Tarso? Tares, Tares era. Cioè, quindi, commissione, parlavamo, è una domanda precisa che io feci in quella benedetta commissione. Che cosa gli dissi, Angelo? Non so se tu, c'era pure Liliana. Gli dissi a questo esperto, gli dissi, ragione, lei mi deve dire una cosa, lascia stare se l'amministrazione vuole fare impegno o no, quanti soldi noi non ci sono impegnati che noi possiamo ancora spendere? Cioè, non ho detto che le dovevamo prendere per la Tares, non gli ho detto questo, lei mi deve dire quanti soldi ad oggi non ci sono impegnati. Era una domanda, Angelo, eravamo tutti lì per capire se potevamo trovare il disordine. Ecco perché parlo e mi do il cuore e parlo e devo dire quello che devo dire. Lui mi disse, guarda, ci sono 69 euro e per giunta mi servono per pagare i bolletti, ci sono bollette arretrate, mi servono per pagare l'avvocato, su tutta questa serie di avvocati da pagare, sai, tutte le cause con Comune Ave. Io dico, benedetto Dio, ti ricordi in commissione pure tu, Piero, in bilancio, mi dicevi, allora, sto guardando, c'era pure la signora Marchetta, c'era Miriam, si ricorda quando sono venuto in commissione in bilancio, consigliere Marchetta, ci soldi non ce n'è, come? Ah, lì dentro pure, ma già me l'aveva detto prima, Piero, me l'aveva detto prima. E allora, dicendo che l'esperto, tu sindaco, uno ci crede per la prima volta, dice ci credemo tutti, Angelo Pugliese ci credeva, ci credemo tutti, e Anatolio, tu eri pure con me in commissione, ci abbiamo creduto. Questi sono gli impegni invece che l'amministrazione, le leggo velocemente, che ha fatto. E allora, entro dicembre, certo, entro dicembre, bilancio 2013, quindi sono, un 50.000 euro su un acquisto immobile, 34,16,
cioè 10.500-18.500 per agronomo e geologo piano regolatore. Poi ci sono spese per aggiustare sale cinesche, scrivanie, libri, biblioteche, acquisto di climatizzatore dei vigili urbani, 2.000 euro telefoni per i vigili urbani, 2.000 euro per i telefoni. Telefonini che ogni volta che vanno a fare un sopralluogo hanno bisogno di un telefonino con la fotografia. 2.000 euro per i vigili urbani. C'è la macchina fotografica che serviva per tutte le leggi, c'è invece no, 2.000 euro per i vigili urbani, un telefono l'uno con la fotografia. Vanno a fare un sopralluogo, non mi scattano la foto. 2.000 euro per i vigili urbani, 1.000 euro tradizione popolare scuola, 1.200 euro pianto ornamentale. Pianto ornamentale, cioè direttamente si pigliano dal fondo di riserva, una cosa eccezionale, una cosa subito, dal fondo di riserva per una cosa grave, una cosa veloce, pianta ornamentale, palazzo comunale, che poi c'è il ritorno. 2005 si aggiusta un muretto, 8.000 euro sempre fondo di riserva, 500 targhe in manifestazione, 8.600 fondo di riserva, 2005 fondo di riserva, 450, 2.000 da calmare scuola, la gru a CCN, 3.000 euro coniglio di popolamento, ora ci ritorno pure, 2.250 pacchi viveri per bambini, 2.550 contributi straordinari, 3.000 materiale didattico per le scuole, 15.000 il Natale che abbiamo passato, 9.850 impianti, tutti questi impianti di illuminazione che ci hanno di fare, 8.000 sistemazione alcune strade di campagna. Che se noi sommiamo alle 50.000 euro che l'amministrazione aveva trovato, bella tariff, questi soldi sono 209.000 euro. 209.000 euro. Io sommavo 209.000 euro. Compresi i 50.000 euro che avete deliberato sul bilancio, compresi quelli. Perché poi ci misero anche 8.000 euro ora col fondo di riserva per la Tare, si gli hanno messo l'amministrazione altri 8.000 euro. Giusto? Noi ci siamo dei mendicini che osa e che non ce n'era. E ci sono 209.000 euro. E questo è uno. Quindi, quando riguarda... Quindi, 209.000 euro... Ah, i conigli, eh? I conigli 3.000 euro. C'è un motivo magari che qualcuno oggi non è presente. Perché magari non è magari d'accordo. 3.000 euro di coniglia sono gli stessi soldi che sono stati deliberati nel 2012 per ripopolamento coniglia. Sono gli stessissimi soldi. 3.000 euro la giunta che faceva parte del 2012, 3.000 euro l'assessore Collora ci mente per i conigli. Che è giusto, ci sono cacciatura, ci hanno mente soldi per i conigli. Però, differenza dell'anno scorso. Carizzo vicino un manicomio, dei libri chiazza chiazza, e oggi non c'è. Giusto che c'è che sapeva che c'era dei pecuneglia, e oggi c'è. 3.000 euro camminava con le delibere in mano, oggi non con 3.000 euro pecuneglia, le cose. Si spendono soldi per pecuneglia, si spendono soldi per il campo di calcetto, per qualsiasi sport si spendono 3.000 euro pecuneglia. Però anche l'amico dell'assessore Collura l'anno scorso, il signor Vella, che era un fedelissimo al suo Collura, una tragedia su internet con 3.000 euro di coniglia. Ora incontrandolo per strada ci dico a Vella: ma che fanno, viene più a leggere, ma stanno vedendo 3.000 euro di coniglia, ci sono stati messi 3.000 euro, cioè, ma succede con la Bauzzo, ma che fa, vi terrorizza, cioè vi dice cangiare tutta idea. Dico: ma come stiamo a diventare? Una volta si scriveva qualsiasi cosa, ora non scrive più nulla. Ora si lamentano tutte le... Dietro però nessuno scrive. Nessuno scrive. Allora scriviamo noi. Prima però passiamo. Noi agiamo in un'altra maniera. Non come... Lì giustamente che non fanno parte del Consiglio Comunale, quindi ogni cosa scrive. Loro hanno scritto pure. Però noi, prima io parlo in Consiglio Comunale, mi lamento in Consiglio Comunale delle cose che secondo noi, secondo il nostro gruppo, non vanno. E poi scriviamo, poi informiamo la gente. Prima informa il consigliere comunale, questo è il nostro stile. Quindi non ci potevamo scrivere subito questi soldi che voi aspettate. No, domani le troverete, queste cose le troverete domani, dopodomani, precisi, che di cui stiamo dicendo, le pubblicheremo e le facciamo sapere alla gente. Prima informiamo, come giusto, quelli che sono stati, quelli che sono i rappresentanti del popolo. Quindi, e questo è uno.
E questo è uno. Per quanto riguarda fondo di riserva, un sindaco, gli ultimi giorni, un sindaco piglia 25.000 euro, li spende tutti intorno al 30, al 31. Angelo, fondo di riserva, se non ne sapete nulla che fece. È un momento di cosa, sapete, ma un riunione potete fare. Cioè, fondo di riserva è di piglia 70.000 euro, ce la spende come di quello. Ci arriva, come a noi a tutti. I soldi del fondo di riserva si mise d'accordo, capace a trovare due cristiani, dice che come vanno a spendere questi soldi? Perché il fondo di riserva, spendeva un 25.000 euro. Fondo di riserva? E oggi mi lamento, ecco, vi leggo prima il decreto legislativo che in ogni determina sindacale cita un segretario. Perché io ci l'ho visto poi, determina sindacale, fondo di riserva. Cosa dice il fondo di riserva? Oggi presidente, mi sarei aspettato, prima di entrare nei punti, che lei, il sindaco, nelle comunicare, perché dico questo? Perché il fondo di riserva, praticamente che cos'è? Si pigliano soldi, giusto? Si pigliano soldi e si imbingono capitoli. C'è capito che è un bilancio con chi l'ha votato? Il sindaco no, la giunta no, il bilancio l'ha votato il Consiglio Comunale. Quindi era la prima cosa, dopo la discussione che abbiamo fatto, o il sindaco, cioè qua dice che poi il regolamento, cioè il sindaco lo deve trasmettere a un presidente, poi il presidente va a trasmettere al consiglio. Cavolo, non ci fu né comunicazione data né dal sindaco, e non so se è stata data al presidente la comunicazione che è stato preso sul fondo di riserva. Penso, e quindi il fondo di riserva, leggo l'articolo che cita la determina sindacale. Cioè, determina sindacale dice prelevamento fondo di riserva con determina sindacale, articolo 166 decreto legislativo del testo unico ente locale, e dice gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30, ma questo ogni cosa è un bilancio e non superiore al 2%, eccetera eccetera. Ma la cosa più importante qual è? Lo dice il testo unico, dice il fondo è utilizzato con deliberazione, chi sa la legge, poi dico un regolamento nuovo, con deliberazione dell'organo esecutivo, da comunicare, perché è una cosa importante, perché un consiglio vota un bilancio, da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti nel nostro regolamento. Cioè, nel comunicare, nel regolamento dice che praticamente qua dice che parla di organo esecutivo per il fondo di riserva. Il fondo esecutivo, l'organo esecutivo, a mio, per quello che ne so io, è la giunta, l'organo esecutivo. Quando noi, il nostro regolamento invece che dice? Che il fondo di riserva lo può pigliare o con l'organo esecutivo che è la giunta, o se no con determina sindacale. Chi su dice il regolamento? Giusto che noi la prima cosa vamo a fare è modificare su cosa, se assieme ai consiglieri c'è questa cosa, allo sindaco a pigliare un fondo di riserva da solo e fa che ci sia la testa, non esiste. C'è un organo esecutivo che deve informare pure i consiglieri, quindi è una cosa che viene fatta, ma perché i soldi non sono una lira, sono 25-30.000 euro, e 25-30.000 euro i consiglieri che sono stati votati da poco devono avere il diritto di sapere anche prima che lo utilizza il sindaco di chi dobbiamo fare o di quello che l'amministrazione vuole fare. Cioè, magari manca di rispetto a Nagi, non significa niente, ma un sindaco manca di rispetto alla minoranza, alla maggioranza e a tutta la giunta, perché nemmeno la giunta sa come le hanno spese tutte queste soldi. E questo è come va avanti questa amministrazione. Questa amministrazione va avanti come un vaso stonato, pronto a rompersi dopo 6 mesi. È un vaso stonato, pronto a scoppiare. Così è malato, così è questa cosa, stiamo scoppiando, ma scoppieremo, perché è impossibile. Un sindaco, un minuto, piglia fondo di riserva, che significa? Cosa ha comprato al fondo di riserva? Stava arrivando, ci sono interventi di potatura, alberi, ci sono questi piani ornamentali, ora vediamo quali sono, se già sono arrivati. E sai che fa, questi piani ornamentali arrivarono? È una determina che ha fatto lei.
1200 euro si pianta, ora ci torno. Quindi questi soldi fece impegnare per fare per potare alberi, per aggiustare cose, insomma, me ne fate soldi, lo saggio. Se ne sapete, ci mancano, non lo dice a noi, ma ce non lo dice nemmeno a voi. E non rispetto manco la giunta, perché il regolamento dice organo esecutivo, giunta comunale. L'ho visto, qualcuno l'ho visto, ha parlato, qualcuno domani parla. Perché le case sanno subito le cose. Ci sono lamentele. E allora, andiamo avanti. Questo per quanto riguarda il fondo riserva. Quindi ci aspettavamo oggi, Presidente, dato che lo dovevano comunicare a lei, lei l'aveva comunicato al Lancio, non successe, né lo comunicava al sindaco, e neanche forse non l'ho comunicato nemmeno a lei, perché se no lei penso che non lo comunicava. Che, sempre preciso, no, come comunicava che sa delle feste dove stavamo, di sua commemorazione, ne comunicava anche Messacqua. Mi comunicava anche Messacqua, perché che invece era avanti andiamo da re come Curdaro. Va bene, ma comunque, andiamo avanti. Poi ci sono tutti gli altri indirizzi, ogni spesa, no? Io ero d'accordo, all'inizio io ero d'accordo, se affidamenti, tutti se affidamenti, dammo uccidere, lavoro di 9.000, 10.000, sono stato sempre a favore di affidarli, perché è giusto che lavagliano locale. Però quando si fanno le cose pulite, però, le cose hanno a fare pulite, caro Piero. Perché quando, se no, quasi quasi mi viene voglia di darti persino ragione, perché quando 5 anni fa usavo un altro metodo, c'è stato un momento che dico, e lo Piero aveva ragione, cioè dico, perché se vengono utilizzati in questo modo, non mi piace questo modo. Noi abbiamo approvato il regolamento, Presidente, e lei, proprio lei diceva, vedete che quando queste cose messe il più trasparente possibile, cioè, quando dite potevamo ammettare 5, non ammettare 20, erano parole, diceva lei, sape quando abbiamo approvato il regolamento lavori in economia, tutti critica ci sono vinti, ammettiamole tutti, perché lei è poletto, è giusto che sia così, e io sono d'accordo con lei, ce ne 5, 4, 3, e mettiamole tutti, poi si vede, a giro, mano girando, ecco perché mi viene quasi quasi, dico, allora Piero, forse perché era esperiente, sape che magari queste cose funzionano così, e quasi quasi mi veniva fino a voglia di darti ragione, anche che io ero di un'altra idea. E perché dico questo? E ve lo dico subito. Prendo tre di tutte le somme, non voglio elencare tutte le delibere, perché se mi metto a leggere tutte le delibere poi mi pigliano come sogno come una vecchia casalinga caparrucio, cioè me ne dicono di tutti i colori, cioè che manco posso mente, manco peggio, cioè mi tagliano tutti. Se entro in un ufficio e parlo con qualsiasi dipendente, Piero, dico, mi sta capitando vero, cioè sto perdendo amicizie, ma chi te lo fa fare? Cioè perché? Ma io perché voglio bene Grotti, che qualcosa può cambiare, se veramente vogliamo cambiare il sistema, registro, io ci credo a queste cose, ma per le dico perché ci credo, Piero, cioè, ma cosa tu fa fare? Me lo fa fare perché sogna così, me lo fa fare, in amicizia, vai in un ufficio, fingere una delibera, lì è giù una cacalina dalla sera per come si chiama, attrezzature per l'ufficio elettorale, mi viene in mente una, due, tre delibere che ne posso mettere a leggere tutti, giusto? Due, tre delibere, cioè allora affidamento, materiale, funzionamento dell'ufficio elettorale, ma in un ufficio che c'è, preventivi? Sì, abbiamo mandato i preventivi, richiesta di preventivi, bello, io mi arrepio, no? Perfetto, che significa? No, richieste preventive non vanno bene come sono mandate le richieste preventive, perché un'azienda ci arriva a richieste preventive sei venerdì, l'unico ci si affida, c'è neanche tempo di fare magari di aspettarsi di venerdì, capo lunedì si affida già l'incarico, anche che il comune risparmia o non risparmia, cioè mi viene chi viene tipografo, mi dice a me, guarda, qua c'è mi arriva, sto benedetto, preventivo. Un mese. Ecco, ma arriva un preventivo. Nel preventivo non ci deve essere entro quanto tempo io lo devo, il comune lo vuole,
io gli volevo portare il preventivo, mi disse giorno 2 gennaio, dopo i festi. Si, che sta facendo? Cioè, 2 gennaio ci vuole portare il preventivo? Ma guarda, sono stato affidato il giorno 11, c'è il lavoro, è stato affidato. Ma io che sono andato lì per controllare e me ne dia atto gli uffici, la signora dell'ufficio elettorale, come si chiama? Franca, non è che sono andato lì a vedere, Presidente, il preventivo, se chi dice che ho picca vero, ci dice che ho sa. Volevo sapere semplicemente se era giusto la regola, il sistema. Dice che va bene, dice sì, le ho mandate il preventivo. Ma perché ci sono lamentere, Franca, scusa? Tu non gli hai messo, dice no, ci telefono, non ci telefono. Perché chi tu dici non telefono, tu dici che telefono, tu le metti tutte le cose, beh sì. Qua lei, la tipografia, il preventivo a me me lo deve mandare entro il giorno 10, se no tu sei scartato. Cioè, dobbiamo essere più precisi per fare queste cose. Che giù lo vuole mandare un preventivo, giorno 1, poi mi chiama e si lamenta. E come che qua c'entra, non mi chiama, ne vittimo veramente. Essendo così, quando conosciamo, ci aggruttisimo, dai. Stiamo cercando di fare un preventivo, quale preventivo? C'è manutenzione, materiale, ufficio. Scusa, un preventivo è l'unico che affidamento già ce l'ho. Cioè, scusami. Se non c'era scritto, è impossibile che non c'è scritto. Non c'è scritto. Non c'è scritto la data. La data di quando mi ha consegnato il preventivo. Non c'è scritto, aveva ragione. Non c'è scritto. Non c'è scritto. Non c'è scritto. E chi sei una? Ne ho presi tre a caso, eh? Ne ho presi tre a caso così. Perché siamo all'inizio e sta cosa alla fine. Sta cosa deve finire, signor Sindaco. Deve essere bravo, deve essere lo massimo. Noi vogliamo che siamo a messa in amministrazione la più trasparente del mondo. Oh. Pianto ornamentale. Indagine di mercato. Ci sono preventivi, segretario? Ci sono preventivi? Ce n'è uno solo. Non ci sono preventivi, signor Sindaco. Noi abbiamo tre che vendono fiori. Non ci sono tracce di preventivi. Di richiesta di preventivo, mi smentisca e io le chiedo scusa. Sapete, sono arrivato poco fa, ho detto, sono arrivato e sentendo lamentare, ma che cataramo che so, me lo 200 euro prelevato dal fondo di riserva in maniera recentissima per sei piante ornamentali. Avete visto qualcuno qua? Io ci sono arrivato. Ma tu parla, non tu parla, chi risponde? Signor Sindaco, sono arrivate le piante o no? Sono arrivate? Queste dell'acqua sono? Ah, sono queste. Ah, vabbè, quindi ne mancano due ancora, devono arrivare altre due. Perché ne vedo quattro lì. Quindi, signor segretario, ci sono altre due piante che così ornamentiamo bene. Come? Ci sono? Ci sono, importante che ci sono sei piante. Importante che ci sono sei piante. La prossima volta mandiamo i preventivi a tutti e tre i negozi di fiori. E che se sono dopo? All'altra cosa. Poi ci sono fondo di riserva pieno, potatura alberi, incarichi di chi si. Di tutti questi incarichi di illuminazione, potatura alberi, eccetera, eccetera. Sì. Non ci sono preventivi. Il dirigente mi disse, io lì preventivi non ne faccio. Perché non hanno i mezzi, io invito qua i mezzi per poter fare queste cose. Potatura alberi, affidati, somme, graziose, a ditte, certo, se viaggia a chi sta viaggio all'anno. Però, non ce ne manca, non ce n'è. Non ce n'è, è un dirigente, mi dice a mia, dirigente, mi ha detto a me, cioè, no, perché ci sono diritti, non hanno l'attrezzatura per. Portare l'albero per cosa? Cioè non esiste. Se lei dirigente, se la ditta fa un prezzo conveniente, qualsiasi ditta che lei invita, se poi l'albero li vuole portare con la scala, a lei non ci interessa niente. L'importante è che lei raggiunge l'obiettivo che l'albero vengono portati. Ora hanno un cestello o non hanno un cestello, lei invita le ditte, si faccia fare il preventivo di casia o più conveniente poco comune. E lei è a posto. Ora si cerchiamo con l'albero, con la scala, si cerchiamo con l'autobus, da qua, a noi non ci interessa, signor Sindaco, non ci interessa, signor Vice Sindaco. Sbaglio? Sto sbagliando, consigliere Pugliese,
sono un ipocrita, sono un disonesto, che cosa sono? Sono un consigliere, che cosa sono? Sto dicendo qualcosa di sbagliato, vedete, sto sbagliando, allora cancelliamo il registro. Usate lei. Non ho detto questo. Se il funzionario ha osservato la legge. Se io dico che era d'accordo, che significa? Che discussione? Comunque, prima io il primo intervento ha osservato la legge, va bene. Allora, lei dice sempre cose che ci piace dire, signor Sindaco, perché è così. Anche quando mi risponde di tutte le cose che dico, lei risponde a chi dice con me. Dall'inizio noi due siamo così, in continuo contrasto. Poi quando dico le cose giuste, e non c'è nulla che lo può difendere. Poi la difesa di strumento, presidente, perché anche perché è esperiente, ci tocca difenderlo. E mi dice ma la parola mia, che non me ne merito. Ecco, va bene, chiuso, siamo persi. L'ultima cosa, contributi. Hai trovato qualcosa di differenza di come si davano i contributi prima? Vitti la lista, cristiani bisognosi, la lista era contributi, non c'è nel regolamento, facciamo una guerra, allevamo commissioni, cioè signor Sindaco, lei ha fatto una guerra con questi contributi, fece una guerra, che ho dovuto ascoltare, fece una guerra con questi contributi, si dietro la stessa maniera, si chiama l'ufficio solidarietà, contributo alla delibera avanti, facissimo la libera assegnazione, contributo, famiglia, bisogno, e guardando le sei. Cristo scrivisce, vabbè, facciamo finta che le sei ce ne tutte, ne tutte queste domande. Le tralasciamo tutte queste domande. Facciamo finta di questo. Pacchi vivere bisognosi. Pacchi vivere bisognosi. Amministrazione è ritenuto nella delibera. Io a nominare bambini. Pacchi affidamento, fornitura dei pacchi vivere in favore dei bambini appartenenti a nuclei e familiari in stato di bisogno, ai bambini. Cioè, io dico una cosa, c'era motivo di scrivere pacchi per bambini appartenenti a famiglie bisognose per Natale. Cioè significa che un bambino leggendo una cosa di chi ci vuole arrivare per papigli, ci vuole arrivare proprio chicco. Cioè, che cosa ci interessa una delibera a un bambino che ci portano tutti chiodi di cicili, tre pacche di peseggi, cioè un bambino, sei per bambini, accattiamoci le pupe, sono per famiglie bisognose, non per bambini. I bambini ci interessa per papigli, ci interessa lo chicco, ci interessa altre cose, sono il Natale per bambini. C'è un pacco bisognoso, tre chiodi di cicili, la passata, non ci servono i bambini, non c'è bisogno che si nomina bambini. Non c'è bisogno di scrivere di nascondersi dietro i bambini, signor Sindaco. Capoi? Tutti i bambini. E ci credo che rimaniamo a tutti i bambini. Ma una cosa, Presidente, questa gliela devo dire. Cioè io sono un consigliere comunale, come lei è Presidente più alto di me. E ci leggo una cosa. Sono un consigliere comunale, statuto articolo 11. Lei che se lo sa, perché ormai è molto esperienza. Comma 3, Piero, che sapeva, te la devo dire pure a te, perché oggi voglio parlare anche con voi. Contributi, bambini che si 50 pacche, buone vivere, giusto? Guarda, articolo 3, il consigliere comunale ha diritto, articolo 11, di ottenere dagli uffici del comune, che se lo sa, detto, però lo leggo anche per i cittadini che ci stanno ascoltando, giusto? Di ottenere dagli uffici del comune ed enti, adesso dipendenti, tutte le notizie, cioè informazione ed altri utili rispettamento del mandato, giusto? Cioè fici qualcosa di male? Presidente, se sono andato a vedere in maniera privata, siccome io ne ho diritto perché sono un consigliere comunale, cioè di vedere, Presidente, la lista, non per criticare, volevo semplicemente vedere la lista a chi erano stati indirizzati, a chi era stato indirizzati sti benedetti 50 pacchi, vero? Ho fatto qualche cosa di strano, Angelo, feci qualcosa di grave, cioè non dovevo dire io sti pacchi a quale lista va a dare, e manco li controllavo,
volevo fare il mio ruolo. Vado all'ufficio, giorno dopo, presidente. E sono stato bravo perché non scrivo, perché se era qualcuno più attento di me, a storia quello che aveva fatto succedere. Ci vado all'ufficio. Scusa, Pacchio, mi fai vedere che ci sono state queste famiglie bisognose, magari? O dirigente, va bene, vado al dirigente. Comandante, sono cose che succedono, eh? Sto dicendo semplicemente cose che succedono, che sicuramente voi da questo momento dovete cambiare rotta, perché non ci siete, non ci siamo. Stavo vivendo con il piede sbagliato, non ci siamo. Quindi, dirigente Angelo, dirigente Felice, un minuto, se ne vado a banda, torno, vado al sindaco. E perché non sono cagliereo? Cioè, perché devo andare dal sindaco? Io devo andare dall'ufficio che mi dovete dare quello che io chiedo. Perché devo andare dal sindaco? Cioè, che faceva? Pigliava le nove e le pubblicava? Che faceva? Io il mio ruolo lo so fare pure bene. Vede? Capito? Lo stesso che tu arrivi all'ufficio e non ti dico, non manco pagare le carte. Cioè, neanche pagare le carte, dove siamo? Che cosa? Monarchia, Repubblica, che cos'è? Ma questo vuol dire, non credere che io questi nomi non li posso avere. Perché prima ve lo dico e poi lo metto per scritto, però prima lo dovete sapere. Perché io scrivendo, ma veniva a scrivere all'ufficio segreto, protocollare la lista, vediamo se una vera tagliare la cosa. Cioè, quei pacchi, presidente, non ho avuto ad oggi, ancora io, sono andato tre volte, mi è stato negato l'accesso a vedere sti pacchi, presidente, sti pacchi qui era a finire, che cosa era io? Che fa, mi veniva a fare comizio? Potevo semplicemente dire, bravo, l'amministrazione si impegna, o vanno a queste risorse, hanno individuato 50 famiglie, potevo dire questo. Ma non lo dico perché nei nostri confronti non c'è rispetto. E non è la prima volta che non c'è rispetto, che questa amministrazione a noi non ci rispetta. C'è un rispetto a bandi, figurati a Nanci. Certo che mi tocca parlare e dire un rosario. Politica di un rosario, presidente. No, dico le cose giuste, le mamma mia. Non le dico il rosario. Io il rosario non le dico. Dico le cose giuste. Dico. E voglio che ci sia da questo momento in poi più rispetto quando c'è se non ufficio. Io come italiano magari che mi controlli e che mi fa? Che? Che controllo? Io niente faccio. Basta guardare, guardo, a posto. Tutto a posto. Non c'è problema. Non sogno uno che va a dicermi. Ma faccio il mio ruolo, è giusto che controllo. Chi sono il ruolo mio? Questo è il mio ruolo. Che controllo. Ecco, c'eravamo l'ultima volta, se vi ricordate, l'ultima baraonna che successe per quanto riguarda la tessorgente. Avevamo fatto una mozione per dare all'amministrazione un atto di indirizzo. Perché ci sto ritornando brevemente? Io lo dico subito. Ci ritorno perché oggi c'è l'assessore Colura presente. E ci ritorno perché voglio sentire lui come la pensa. Perché a breve, da 10 giorni, noi presenteremo un'altra mozione. Questa volta indirizzata alla persona che l'ha nominato. Perché anche questa persona nei nostri confronti si è comportato male. Perché noi non avevamo con la persona che lei ha nominato. Questa volta sì. Faremo una mozione e lei deve revocare quell'atto e vi dico anche perché. Quell'atto lo deve revocare, perché dopo fra 15 giorni che arriveremo, perché lei va a convocare il consiglio, facciamo un'altra mozione per revocare quella nomina questa volta. Perché la deve revocare? E glielo dico perché. Arrivi, vediamo il cartellino. Statuto. Questa volta è l'articolo 17. L'articolo 17 dice dello statuto, comma 2, signor sindaco, signor vice sindaco. Fare vice del sindaco, il sindaco. E gli dico sulla base, Liliana, seguimi, perché mi piaceva parlare con Bangio. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, Angelo Colluna, assessore Colluna. Poi, perché non ti voglio dire quello che ho detto l'anno scorso.
Questo lo devi dire tu stesso, come la pensi, la voglio sentire, perché è assente, e voglio sentire come la pensi. Quindi, perché tra 15 giorni, dicetemi quando siete tutti presenti, e convochiamo un consiglio comunale, sulla mozione che presenteremo noi. Sulla base degli indirizzi, signor Sindaco, stabiliti dal Consiglio Comunale, è l'articolo 8, signor Sindaco, quello che lei chiamava il nostro Vangelo politico. Ora che fanno i canosciccioligi? Regolamenti non li conosce più? A che li conosceva solo quando era messo qua? Cioè ora non conosce più il sindaco niente, né statuti, né regolamenti, niente. Non conosce niente. E cosa dice? E poi subito, Leana. Piero, Pino, anche tu, Angelo, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, statuto vostro, questo è statuto vostro, attenzione, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, che siamo questi 15 K, tutti, Shanghai, questi 5 siamo angeli, Leliana, ci sei pure tu, che hai preso 500 euro, c'è il sindaco, c'è il presidente, ci sono io, c'è Anna, c'è Vincenzo, ci siamo noi, la gente ha votato noi, e noi questo gruppo qua ha più responsabilità di noi, perché sulle spalle abbiamo 3.000 persone noi, voi ne avete 1.000 che hanno votato il sindaco, noi abbiamo 3.000 persone sulle spalle che ci chiedono di stare attenti, 3.000 che sono quelli che non hanno voluto questo sindaco. Quindi abbiamo una responsabilità maggiore di quella che avete voi. Quindi, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, ed è quello che lei deve fare. E lo va a fare subito. Poi ci diamo l'altro indirizzo, poi voi ci nominate un nuovo e ci va, io vado a nominare. Però questo lo va a levare. Questo è illegittimo, è illegale. Questa nomina, lui la deve togliere. Poi la facciamo è un stesso. Lo nominate di nuovo. Viene in consiglio, facciamo l'altro indirizzo. A chi vogliamo nominare? Lo stesso. Nominiamo lo stesso. Però la legge è legge, le cose vanno giuste. Come il signor sindaco voleva che si facessero 5 anni fa. Ora perché il sindaco si fanno a Mosa ora. Ecco. Quindi alla regola del rappresentante comune, presso enti, aziende, associazioni. Giusto? Questo è quanto avevo da dirvi e ve lo sto dicendo. Quindi questa mozione speriamo che siamo tutti presenti e speriamo che venga votata all'unanimità, perché la legge è questa. Perché se così non fosse, attenzione, non ricatto nessuno, se così non fosse, Presidente, se così non fosse, starevo che voi non la voterete. Questa volta mi regalo al Presidente, chiederò a lei il permesso, perché per i consiglieri è il Presidente a dare il permesso ad uscire fuori paese, la legge questa del 2008 dice questo, che un consigliere comunale col permesso del Presidente può recarsi negli uffici, a Palermo, assessorato, poi vediamo quali sono gli uffici, gli ordini di controllo, gli ordini di competenza, mi regolo lì, perché stavolta, perché a noi non ci, l'amministrazione nei miei confronti, nei nostri confronti, signore mie, Santino, non mi rispetta, attenzione, e questo è grave, non ci rispetta. Siamo in tempo o per cambiare il ritmo, per cambiare sistema, se vogliamo andare, se i nuovi volete andare avanti, quelli che siete nuovi, i miei vogliono andare avanti sicuro, perché sono veramente persone eccezionali, come eccezionali siete pure voi. Quindi la legge dice questo, noi lo revochiamo, poi lo rifate, gli diamo l'altro indirizzo che la legge dice questo, e lo sindaco si lo fa a nome. Se un nome, se il decreto 2012 è giusto, che si può vedere, che tu il consiglio di amministrazione, solo fare il nome del re, che ancora un sogno convinto con questa cosa, che sarà a spendere il 2012, ancora un sogno convinto, manco italiano, mi vedo nella piazza, manco mi salutano, e che parlava di io, e che ci piglio qua la politica, che non mi salutano, hai visto? Questo è il ringrazio di uno, signor segretario. Per tutte le cose che ho detto, lei mi scrive a nome del gruppo e la mette a verbale, dopo che ho fatto il suo intervento, è giusto che le scrive parola per parola. Il gruppo di opposizione parla a nome del gruppo. Si riserva
di porre in essere le azioni necessarie volte a garantire il rispetto dello statuto comunale, dei regolamenti. Se ne arriviamo, lo dice che ci ha detto il re. E dei regolamenti a tutela, perché vogliamo tutelare, siamo qua pure per questo. E finora, e voglio che questa amministrazione vada avanti in maniera bella, in maniera che la prossima volta così vedevano rivotare la gente, non va così già siete pieni in partenza, a tutela della legalità e della trasparenza. Nell'interesse generale dell'ente e della comunità. Presidente, mi scusi, era questo che tenevo a dire. Grazie per avermi concesso la parola. Prego. Prego. Grazie, Presidente. Gli do la parola per dare coraggio al consigliere Cotaia e dirgli intanto che lui va avanti a rispettare il suo ruolo, perché ci rappresenta tutti i cittadini. È giusto che lo fai, vai negli uffici a cercare le carte, le porti a tutti noi. Non cammina il consigliere Cutaia, ma cammina tutti e cinque i consiglieri di minoranza, quanto Leonardo Cutaia. No, non c'è niente da dire, grazie consigliere. Lo volevo, come dire, mettere non su carta, perché già è messa su carta, ma farlo sentire un pochettino a tutti che siamo tutti e cinque. Cinque anime, cinque corpi, un'anima sola. Tu non ti devi far scoraggiare nessuno. Se oggi, fino ad oggi, magari siamo stati un pochettino leggeri solo nei discorsi, magari domani possiamo essere un pochettino più pesanti. Non è una minaccia, perché no, non siamo abituati a minacciare nessuno, però il nostro ruolo lo vogliamo esplicare fino in fondo. I documenti, le carte, vogliamo che non siano nascosti. Così ti invito ad andare avanti. Io spero che il consigliere Cutaia, in tutto questo intervento, si sia sbagliato. Tutte queste cose che lui ha affermato, spero che ha preso un abbaglio, e spero che qualche consigliere di maggioranza smentisce quello che ha affermato il consigliere Cutaia, se no risponde la verità. Come dire, Cutaia diceva: siamo tutti persone per bene, sicuramente all'interno del consiglio, iniziando dal sindaco, dal presidente e tutti noi. Io spero sempre che si lavora e si agisce nella trasparenza, perché le cose fatte sotto banco, le cose fatte senza trasparenza, non sono cose buone e non portano sicuramente in nessuna parte che possa, come dire, portare luce. Non penso che il sindaco ha operato in un modo scorretto. Penso che ha operato in termini della legge,
però è tutto da... siamo tutti qua, le carte ce le abbiamo tutti, possiamo sicuramente vedere. Grazie. Consigliere Lombardo, prego. Grazie Presidente, signor consigliere, sindaco, assessore. Io volevo intanto... Intanto volevo fare i complimenti al mio collega consigliere Cutaia per l'intervento che ha fatto. Diciamo che parte delle cose che ha detto mi ha anticipato e le avevamo anche condivise nella riunione che abbiamo fatto, cioè io sono arrivato in ritardo nella riunione che comunque è stata fatta prima di questo consiglio comunale, e ci siamo ritrovati comunque d'accordo su alcune, diciamo, situazioni. Questo gruppo di minoranza da sempre ha comunque invitato l'amministrazione a fare determinati tipi di analisi, determinati tipi di scelte, non ultima la seduta consigliare del 9 dicembre, in cui questo gruppo comunque ha avanzato, nell'intervento che ho fatto io personalmente, una semplice richiesta alla Giunta, cioè quella di effettuare un'analisi attenta delle disponibilità, quindi delle disponibilità che avevamo in bilancio, e con questo intendevo dire delle somme che erano effettivamente disponibili e quindi non impegnate. Questo tipo di analisi si doveva fare, se vi ricordate bene, per poter dare comunque la possibilità alla comunità grottese di usufruire di un contributo che potesse in un certo senso alleviare la pressione fiscale anche dovuta, diciamo, all'aumento delle tasse dovute alla TARES. Dopo che abbiamo fatto questo tipo di intervento siamo stati comunque tacciati di populismo, siamo stati indicati come delle persone responsabili che comunque dovevamo solo come se volevamo solo fomentare le folle. Ma dopo che diciamo questa sera abbiamo avuto modo di vedere le somme che sono state, diciamo, spese in questi ultimi giorni dalla nostra giunta, dopo che abbiamo comunque potuto constatare dall'intervento che ha fatto il consigliere Cutaia sull'utilizzo spasmodico e incondizionato del fondo di riserva, siamo ancora convinti del fatto che il comune effettivamente non aveva queste risorse, diciamo, a disposizione. Siamo ancora convinti del fatto che comunque il comune si trovava in una situazione di dissesto finanziario. Io quello che ci tengo a dire, e parlo a nome di tutti, che il nostro gruppo non intendeva e non intende fare populismo, ma voleva semplicemente essere un invito caloroso e comunque serio a tentare di percorrere tutte le strade che avrebbero portato ossigeno nelle tasche dei nostri cittadini. A conti fatti, quindi a consuntivo, mi sento comunque di sostenere a viva voce che noi non facevamo populismo, ma in realtà, diciamo, i dubbi che noi avanzavamo erano dei dubbi fondati, ed avevamo invitato, diciamo, in maniera calorosa, anche usufruendo di esperti che paghiamo profumatamente, di andare a verificare se effettivamente queste somme c'erano in bilancio o semplicemente, come è stato risposto al consigliere comunale in altra sede, consigliere Cutaia, queste somme non c'erano. Ma io dico, l'analisi è stata fatta, è stato fatto almeno un tentativo per verificare se effettivamente queste somme c'erano? Io, come ho concluso nel precedente intervento del 9 di dicembre, dicevo forse fare un tentativo ne valeva la pena, effettivamente fare un tentativo, perché comunque ne potevano beneficiare, diciamo, tanti cittadini grottesi. Con questa situazione forse non è proprio esattamente così. Grazie. Prego. Chi chiede di parlare? Se nessuno chiede di parlare, passiamo alla lettura dell'interrogazione.
onore di cronaca. Prego. Il sindaco. E quelle che giù è già, dai. Credo che, innanzitutto buonasera a tutti, credo che l'amministrazione comunale, da me presieduta, che mi onoro di presiedere, nel momento in cui il 29 novembre ha approvato il bilancio non più di previsione ma a consuntivo dell'anno 2013, ha avuto sicuramente delle peculiarità per cercare di dare una boccata d'ossigeno anche a quella che è la malandata economia nazionale grottese. E mi voglio soffermare sul fatto che noi già avevamo previsto in bilancio delle somme per alleviare quelle che sono le sofferenze dei cittadini grottesi nel momento in cui andranno a pagare la TARES, con una determina sindacale ho prelevato dal fondo di riserva ulteriori 8.000 euro per impinguare questo capitolo. Le posso assicurare, collega Gutaia, che tutte le decisioni che ho preso le ho prese assieme alla mia maggioranza, al gruppo che mi sostiene, e così parlando anche con coloro i quali non mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale, che sono state su sponde opposte, e che però io ho accettato i consigli, perché meglio di me, con occhi magari diversi da chi è nel palazzo, vede le reali esigenze di questo Paese. Noi abbiamo attenzionato, collega Gutaia, dopo un decennio, le scuole. Abbiamo attenzionato le scuole perché c'era un parco arredi che era fatiscente, e abbiamo con un nostro piccolo modesto contributo stiamo cercando di cambiare le suppellettili in tutte e tre le ordini di scuola che noi abbiamo. Lei si ricorda, collega Gutaia, che i nostri alberi piantati forse più di 20 anni fa, 25 anni fa, 30 anni fa, non hanno mai avuto nessuna manutenzione, crescono allo stato brado, ci sono moltissimi punti dove ci sono punti luce, che quei punti luce sono oscurati dalla fronda degli alberi stessi. Alla fine, credo che noi sempre nel timore della legge, nelle regole che rispettano la legge stessa, abbiamo fatto un affidamento. L'abbiamo fatto a una ditta che c'ha i cestelli, perché non si può prescindere da quella che è anche la sicurezza di chi sale a 3 metri, a 4 metri. Sono finiti i tempi in cui si andava in campagna con una scala di legno fatiscente e tutta curva, ma uno deve cercare quella che lei non mi travisi e non travisi quello che è l'attività dell'amministrazione, perché non si può nel 2000, con tutte le regole ferree che ci sono sulla sicurezza, affidare al primo venuto o chi magari fa uno sconto del 30, del 40, 50% sulla base d'asta. Siccome c'è un rapporto fiduciario con un'azienda, con quell'azienda l'amministrazione comunale ha voluto affidare direttamente affinché il lavoro venga svolto nel migliore dei modi, a regola d'arte come si diceva una volta, ma viene soprattutto svolto da quegli operatori nella piena
sicurezza. Così come abbiamo fatto un affidamento per quanto riguarda la potatura degli alberi al cimitero. E anche là abbiamo studiato di comune accordo con l'ufficio tecnico, perché non è una potatura a cielo aperto, né viale, dove certo ci sono delle cose di sicurezza da attenersi, ma al cimitero, lei capisce, un potatore sale a 3 metri, 4 metri, taglia, va a fare poi il danno sottostante a quelle che sono le tombe. Ci sono anche tombe antiche che vanno salvaguardate e che nessuno si può permettere il lusso di danneggiare. E là abbiamo studiato una operazione diversa, cercando di pulire gli alberi, ma nello stesso tempo non arrecare danno a quella che è la proprietà dei cittadini stessi. Si parla tanto di questi tempi di buche, e chi su queste stesse buche vuole speculare anche sulla morte di una ragazzina avvenuta non poco distante da Grotte. Ebbene, l'amministrazione comunale in maniera diligente ha individuato alcune strade del nostro centro abitato. Abbiamo individuato quella che è anche la circonvallazione, chiamiamola nord, che va da via Aldo Moro, via Pertini, o strade all'interno del centro storico, tipo la via Buonarroti o la via, ascendo all'altro lato, oppure zone che noi andremo a rifare, alcuni quartieri a valle del Viale della Vittoria, sulla via Pirandello, alcune strade che sono malmesse e che vanno risanate, perché realmente ci sono delle buche, così come attenzioneremo tutte le buche che ci sono all'interno del paese. E su queste cose l'ufficio tecnico, essendo un lavoro che si deve fare, invece di fare l'affidamento diretto, cioè di cercare la ditta che possa fare questa cosa, abbiamo in questo caso sì fatto in modo che venga fatta una gara d'appalto, dove ci possono essere anche delle economie che possiamo utilizzare per fare altre cose. Così come pure abbiamo attenzionato parte delle strade esterne. Io ricordo che non è che ho dimenticato il regolamento, ho dimenticato le cose che dicevo, collega Cutai. Io sentivo parlare spesso, di dove sto parlando io adesso, che era un'amministrazione che aveva e che voleva attenzionare quello che era il ramo dell'agricoltura, le strade esterne, tutte queste cose. Da diversi anni a questa parte, da 5 anni a questa parte, il problema delle strade esterne, dei collegamenti, delle cose che interessavano chi faceva una campagna giusta in favore dei contadini, delle piccole proprietà contadine, io che mi ricordi nei bilanci comunali non è mai stato messo alcuna somma per aggiustare le strade di campagna. Ebbene, questa amministrazione, senza fare tanta ed eccessiva propaganda delle cose che ha fatto, ha inserito in una di queste delibere che lei a caso non ha preso interventi in strade di campagna. Si è altresì, e bisogna dare atto al nostro, io preferisco sempre chiamarlo segretario comunale, dottore Benito Impurnari, il quale nel momento in cui si è andato a insediare commissario straordinario della provincia regionale di Agrigento, l'indomani mi ha chiamato, mi ha detto quali erano le esigenze per questa nostra comunità, essendo lui legato a questa nostra città. Io ho segnalato che avevamo una sola esigenza segnalata alla provincia regionale di Agrigento, che era la strada di collegamento tra Calmuto, Grotte ad Aragona. Ebbene, posso affermare con sua grande gioia, gioia del dottore Impurnari, che quella strada era stato bloccato l'appalto. Ha fatto sì che venisse aggiudicata la gara, e coloro i quali ogni giorno frequentano questa strada per recarsi al lavoro vedono che sono state fatte dei segnali all'interno
di questa strada provinciale, e di qua a qualche tempo, grazie solo all'interessamento del dottore Benito Impunari, di qua a qualche giorno questa strada verrà riparata, evitando grave incolumità ai cittadini grottesi. Io credo di aver agito nell'interesse soprattutto della collettività. Non ci sono interessi personali, collega Cutaia, delle cose che noi abbiamo fatto. Io, se lei vuole, io posso, in maniera riservata, perché come le ho detto l'altra volta, allorché io lo so che lei non ha detto questo, così come le ho detto l'altra volta quando abbiamo dato un contributo alla famiglia bisognosa, per non farsi staccare l'acqua, noi non vogliamo che nessuno speculi. Questo elenco di famiglie, di bambini appartenenti a nuclei di famiglie bisognose, è gelosamente conservato negli uffici dell'ufficio assistenza. E guardi, io le posso, quando lei vuole, in maniera privata, le posso far vedere a chi sono state consegnate, ma senza prelevare elenchi, le posso fare vedere le ricevute per ricevuta del quanto hanno ricevuto. In maniera cristallina è stata fatta un'operazione, così come ci sono altre organizzazioni che all'interno di questo nostro territorio, mi riferisco all'ambulanza, all'associazione volontariato, l'associazione cattolica che ci sono nel nostro comune, abbiamo, senza con questo volere alzare chissà quale cosa, abbiamo voluto fare per chi in momenti così tristi, dove non c'è lavoro, dove non c'è occupazione, dove la miseria aumenta giorno dopo giorno, anche in quelle famiglie dove non si crede che sia arrivata anche da quelle parti la miseria, abbiamo voluto fare un'operazione che nessuno si deve permettere il lusso di speculare sui bisogni della gente. Grazie. Vabbè, mi aveva chiesto Pugliese, vabbè, prego. Passa a parlare. Allora, dai. Il sindaco giustamente dice ha chiuso il discorso, lo si riapre. Avevate parlato. Io a proposito, una cosa, sindaco, siccome quello che voglio dire, io dico, dare la possibilità è giusto di parlare, si è ampiamente parlato. Io voglio fare una consigliere comunale, attenzione. Dico, non ti voglio levare la parola, i consiglieri comunali hanno parlato, un ordine ce lo dobbiamo dare, certo. Sono intervenuti e... No, siccome ha tirato in ballo le associazioni di volontariato... Ma in senso positivo? Assolutamente, io non metto... Ci vorrebbe adesso un regolamento, perché i prodotti AGEA molto probabilmente da quest'anno non saranno più erogati, il Banco Alimentare forse chiude. Quindi io ritengo che sia opportuno, e anche c'è una legge specifica, fare un benedetto regolamento, perché nel caso in cui io parlo come personale dell'associazione Padre Vinti e ci occupiamo del Banco Alimentare, è giusto aiutare le persone, ma ci deve essere un criterio. Quindi se noi chiudiamo, il Banco Alimentare non ci sovvenziona più, tutti i cittadini bisognosi verranno al comune, e con quale criterio quindi il comune dovrà affrontare dovrà dare questi contributi? Quindi io invito il sindaco a fare un regolamento. Grazie. Vabbè, 30 secondi, 1-2 minuti, Angelo Pugliese, e poi chiudiamo. Sono aspettato pure l'assessore, ringrazio il presidente e mi scuso per la Grazie Presidente, grazie al Presidente, e mi scuso un po' di sindaco. Non volevo parlare. Breve, Angelo. Breve l'intervento. Non volevo parlare, ma quando poi si va
sportive dissociate, sono costretto a parlare. Ripeto, mi scuso anticipatamente con il sindaco. Io consiglio di votare, tu mi conosci, oggi esserci l'apporto di politica, c'è l'apporto familiare, l'apporto amicizia, e tu lo sai, io dedico il tempo della mia vita per il sociale. Possiamo parlare su tutto, ma sul sociale e sulla gente che sta male non dobbiamo giocare. Io condivido i tuoi criteri, condivido tutto, ma siamo in un periodo dove la gente sta male e la gente si riduce nelle piccole cose. L'amministrazione ha serie difficoltà, in quanto molte persone vengono per corsi di lavoro, per contributi straordinari, per buoni liberi, e l'amministrazione ha serie difficoltà. Io ho modo di un'interrogazione che è molto impegnato. Io non ho mai condannato l'amministrazione di lato quando vado con i buoni, quando vado a pensare forse lavoro. Qualsiasi criterio ci sarà, non ho mai condannato. L'importante è fare per bene e contribuire in queste persone. Non voglio allungare perché mi fa stare male parlare di queste cose. Qualsiasi criterio ci sarà, qualsiasi cosa sia fatto, l'unica cosa che mi fa rabbia è che più giorni passano e più queste persone vengono. Mi auguro che il sindaco non esca fuori sindaco questo, come dice, questo per quanto riguarda i bambini, la scuola, molto spesso gli insegnanti, secondo voi parlare con loro, contribuiscono in tasca sua per dare buoni libri, perché l'Otto sta diventando dal consiglio di Pai un paese molto bisognoso. Io lo vedo giorno per giorno. E quindi possiamo parlare di tutto, ma non parlando di queste cose. Mi scuso di nuovo con il sito e mi scuso con i colleghi consiglieri. Allora, entriamo nel merito. Allora, l'interrogazione consiliare che leggo e poi do la risposta scritta al sindaco per
Interrogazione consigliare presentata in data 14 gennaio 2014 dal consigliere comunale Piero Cascionovo. Con la presente si chiede di sapere, dice il consigliere Cascionovo, per quali ragioni la signoria vostra non ha dato seguito alla richiesta del cittadino signor Vizzini Stefano, inoltrata a codesto ente con nota del 25/11/2013, protocollo 13.332, con la quale lo stesso chiede di porre rimedio alla sosta selvaggia di autorevoli, di autoveicoli in prossimità del cancello di uscita della propria residenza in Viale della Vittoria numero 61 e di collocare a ridosso del cancello stesso un vaso che consenta la visibilità verso i veicoli che viaggiano nella direzione del senso di marcia. Lo scrivente, venuto a conoscenza del problema solo pochi mesi addietro ed avendo letto nella lettera del signor Vizzini che il perdurare della situazione di che trattasi potrebbe creare rischi per l'incolumità dell'istante oltre che di altre persone, chiede che venga affrontato con immediatezza il problema. Alla presente interrogazione si chiede risposta scritta oltre che orale nella seduta del prossimo consiglio comunale. Il sindaco ha prodotto la risposta per iscritto che sarà, di cui sarà data lettura. Allora, seguendo il regolamento del lavoro del consiglio comunale, prima della risposta del sindaco, se vuole il consigliere interrogante ha possibilità di illustrarla, viceversa ha possibilità di reintervenire dopo. Signor sindaco, la risposta. Tira sto foglio. Angelo. E allora il consigliere. Un attimo, signor sindaco. Il consigliere. E allora, il consigliere comunale è. Solo. Solo per illustrare il contenuto di questa si tratta di un signore. Si tratta di un signore che si chiama Vizzini Stefano, faceva il bidello alle scuole medie, ormai è in pensione da diversi anni, avrà più di 80 anni questo signore, e abita nelle chiamiamole case popolari di lungo il corso Viale della Vittoria, quelle dove di fronte al bar Brunaccini praticamente. Questo signore lamenta che è anziano, tanto per incominciare, giusto, l'uscita da quel cancello è molto piccola, quando le macchine si posteggiano sia da un lato che da un altro, proprio vicinissimi al cancello, anziano che è difficile che uscire, lamenta la difficoltà di mettersi sulla strada e molto spesso dice non vedo le macchine che salgono nella direzione di marcia, dice ogni volta che esco significa per me avere il rischio di un incidente, e per la volta dice pure mia moglie mi dice no, e quindi chiede semplicemente una cosa, non credo che sia la luna, chiedo il posizionamento, lui dice di un vaso, lui lo risolve in questa maniera, di un vaso, no, lui dice uno, basta che sia messo nella all'uscita del cancello a sinistra, quindi nella parte dove i veicoli viaggiano nella direzione del senso di marcia, messo lì in modo che io esco, cioè le macchine non mi posteggiano proprio davanti al cancello e io vedo e posso uscire così tranquillamente e andare in campagna. Niente di eclatante. Il sindaco legge la risposta. Non mi apre più. Allora, in riferimento all'interrogazione protocollo 319 del 14 gennaio con buona attenzione, consigliere. Si risponde come di seguito. L'istanza presentata al signor Vizzini Stefano in data 25 novembre protocollo 1332, tendendo ad ottenere la collocazione di un vaso a ridosso dell'accesso privato su via pubblica Viale della Vittoria 61, non può essere accolto in quanto la visibilità dei veicoli
che circola nel tratto interessato al Via della Vittoria non può migliorarsi con l'installazione di un vaso, bensì modificando la segnaletica stradale orizzontale che indica la delimitazione entro cui è possibile parcheggiare il veicolo e, qualora ciò non fosse sufficiente, con un apposito specchio a cura e spesa del richiedente. In ordine alla sosta selvaggia, si comunica che durante l'uscita degli alunni dal plesso scolastico Roncalli succede che qualcuno lascia momentaneamente in sosta sul lato sinistro il proprio veicolo per aspettare l'arrivo dei bambini. Ciò causa qualche piccolo disagio, ma non reca intralcio alla circolazione veicolare o pedonale. Peraltro è notorio a tutti che durante l'entrata e l'uscita dei bambini è sempre assicurata la presenza del personale della Polizia Municipale, che potrà intervenire ogni qualvolta lo riterrà necessario. Ha finito, signor Sindaco. Il consigliere interrogante ha diritto di replica. Si dice di solito se il consigliere interrogante è soddisfatto o è insoddisfatto. Io ovviamente sono insoddisfattissimo della risposta che il sindaco mi ha dato relativamente a una semplice stanza di una persona anziana, di un grottese, di uno che chiede nulla, 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 e mi si risponde dicendo delle assurdità. Primo, che il vaso non si può mettere perché non è legittimo. Quindi, signor sindaco, sebbene messo dal sindaco di prima, la prego di andare a rimuovere quelli che sono messi per ora. Uno via Duca d'Aosta, il resto via della via Fonte, gentilmente di rimuoverlo. Secondo, il sindaco mi scrive che bisognerebbe modificare la segnaletica orizzontale. Sapete cosa significa? Semplicemente ci sono delle strisce bianche che delimitano la sosta oraria, mai rispettata per la verità, è mai fatta rispettare, contro sempre il mio, mai fatta rispettare. Se noi delimitiamo e tiriamo indietro, già non riusciamo a far rispettare la sosta oraria. Noi tiriamo indietro di un metro e le macchine ci parcheggiano ugualmente, siccome noi non le controlliamo. Problema c'è, il problema c'è resto, signor Vizzino, non è che lo risolve, non lo risolve, perché noi abbiamo questo modo di affrontare i problemi. Signor sindaco, guarda, sono rammaricato, ma non rammaricato per come lei stia rispondendo a un cittadino che chiede nulla, sono rammaricato per averla votata e per averla fatta votare e per aver parlato bene di lei nei comizi. Glielo dico di tutto, con tutta sincerità, sono grandemente rammaricato. Non è una domanda, una risposta che si può dare a un signore anziano che fosse mio padre, sentirmi rispondere così da sindaco, invece di dire glielo risolvo il problema perché è una banalità senza soldi. E lei, signor sindaco, lo sa che ne abbiamo parlato in privato. Non sono arrivato a fare un'interrogazione consigliere così. Gliel'ho sollecitata decine di volte, ma non perché io ho bisogno di una persona che mi possa dare il voto, semmai mi dovesse ricandidare di nuovo. Non me lo ha dato perché aveva parenti in lista con Franco Vizzini. Quindi, per essere proprio chiari, perché io lo ritengo giusto, siccome è un problema quando si può risolvere, si risolve. Il signor Presidente mi permetterà, per la stima che io ho, per la sua conduzione, il ruolo, per come lo svolge, di allungare un po' questo mio intervento, dicendo, siccome mi è piaciuto l'intervento che ha fatto il consigliere di opposizione Leonardo Cutaia, non è che per quanto sia d'opposizione io non gli devo dire che è bravo e quando non lo è non glielo dico. Per me è stato bravo perché è stato coraggioso. Leonardo, sei stato coraggioso, dici quello che pensi e per me sei una persona che merita di andare avanti. Sento il dovere di fare alcune precisazioni io, in merito prima di tutto alla signora Maria Ortolano, ragioniere Maria Ortolano, persona che alla mia assoluta stima, persona con la quale io ho lavorato fianco a fianco per diversi anni, che ha saputo fare bene, con professionalità, con sacrificio il suo ruolo. Devo dire, a volte, quando si convinceva della giustezza, devo dire, di un principio, della giustezza di un principio, devo dire pure che se doveva dare torto al marito sindaco e dargli un diniego, glielo dava senza problemi. Per lei
è una persona giusta, una persona adatta al ruolo, perché poi lo ha imparato, l'ha saputo fare benissimo, il ruolo di dirigente e responsabile del servizio della ragioneria economico-finanziario. Per cui per me, io purtroppo devo dire che quando sono andato al sindaco, che d'accordo con la mia maggioranza di tutte le cose che ha fatto, io non ne sapevo nulla, nulla completamente, nessun raccordo con la maggioranza. Parlando tra come pare che non ne sapevano manco gli altri, ma parliamoci chiaro, non ne sapevo nulla, no, l'accordo d'accordo con nessuno, le fa, per me, siccome probabilmente è una cosa giusta, le fa senza raccordo, io d'accordo non ne voglio, ma aspetto il mio ruolo di controllo e di indirizzo politico-amministrativo, e lo faccio a testa alta, da questi banchi, senza nessun tipo di problema. Per quanto riguarda Leonardo, voglio fare una chiarezza. Tu hai detto una cosa, perché ci tengo a far emergere quello che penso, per come lo penso. Perché io di quelle cose che penso non è che mi innamoro, ma se ci rifletto, e ci rifletto, e ci rifletto, e mi convinco che sono nella via giusta, io continuo a pensare a quelle cose che penso. Anna Maria, perché guai chi non difende quello che pensa. Ogni tanto ha il dovere di riflettere su quello che pensa, perché può anche sbagliare, ma se si convince riflettendo che è giusto, deve andare nella giusta via. Leonardo mi ha fatto piacere che ha detto poco fa su una certa cosa, forse oggi devo dare ragione a Piero Castronovo. Mi fa piacere, Leonardo, perché io non sono mai stato contro le imprese grottesi, ma non lo posso essere, perché io ho lavorato, come molti di noi, per grotte. E se riusciamo a far arrivare con i metodi trasparenti, legittimi e regolari, un euro, un centesimo di euro a un'azienda di grotte, sicuramente quell'azienda di grotte lascerà qualcosa nel territorio, muoverà l'economia, e ne sono contento di questo. Però sono per tutte le aziende, Leonardo. Se c'è un sistema che la legge prevede, che tutte le aziende di grotte si possono mettere in un albo, farle ruotare, garantendo il principio dell'economicità dell'ente, perché sempre quello, quando acquista l'ente deve avere il principio di acquistare il minor prezzo possibile per il servizio che si chiede, ovviamente. Io sono contento, non ho nulla, figurati, io sono felice quando un grottese, ne parlavo poco fa con Liliana, con una cara Liliana che so di pigliare 400 passavolte, voglio dire, non è che è una che... È una che vuol dire che, come diversi di noi, scusami se mi permetto di parlare di te bene, si ammazza per i grottissimi, la verità, lo fa nel suo lavoro e non l'ha mai fatto con lo scopo di candidarsi, poi alla fine si candida e ha raccolto. Ma che c'è di più bello quando uno con la propria azione, con il proprio sacrificio può far sorridere un poco di più un grottese? Ma che cosa, cioè, voglio dire, che cosa c'è di cosa più bella di questo? È questa la verità. Per cui io sono per tutti. Se c'è un criterio, se ci può essere, e ce lo possiamo studiare tutti assieme, o lo studiamo, se c'è uno che possiamo mettere sul tavolo tutte le aziende di grotte per tipologia, diciamo, oggi facciamo quando c'è bisogno prima questo, oppure c'è un sistema delle ferrotelle, io sono per questo. Ma è la trasparenza assoluta, ma che c'è dubbio? È la trasparenza assoluta. Consorzio Tre Sorgenti, io, Leonardo, siccome stiamo parlando del tuo intervento, è stato parecchio articolato, tu parli che lo statuto prevede l'atto di indirizzo al sindaco del consiglio comunale. Io sono d'accordo, regolare, giusto così. È giusto così, però io sono sempre contro il sesso gente. Non è problema. Il mio è, come dice Angelo, io sono sempre contro, perché non c'è motivo, è inutile che tutte le cose che ho detto prima non le voglio ripetere più, perché sono così. Per quanto riguarda, io mi sono preso degli appunti. Signor Sindaco, la manutenzione degli alberi non è lei il primo che fa la manutenzione degli alberi. Io con il sindaco Palato l'ho fatta per più di una volta, con gli operai dell'ESA. Forse lei non se n'è accorto, ma io l'ho fatta. Lei dice che da quando sono stati piantati, non è così. Mi dispiace, signor Sindaco, non è così. Per chiudere, io non voglio tagliarvi e andare avanti, perché già ho parlato troppo, ho comunque espresso il mio pensiero. Voglio ricordare, signor Sindaco, che esiste a Grotta un impianto di videosorveglianza, che lei pensava che io non riuscisse a fare funzionare, ma l'ho installato e sono riuscito a farlo funzionare. Però oggi mi sa che non funziona più quell'impianto di sorveglianza. Consigliere dell'opposizione, sto parlando dell'impianto di videosorveglianza. Io l'ho realizzato con molto sacrificio,
l'ho realizzato con il sacrificio pure dell'ex comandante Culina, perché gli ultimi tempi della sua attività ci ha aiutato parecchio, e lui sa. La videosorveglianza l'ho realizzata, l'ho portata avanti io con il mio sacrificio, che poi il finanziamento lo hai fatto arrivare tu, questo è anche una verità, è giusto? E diciamo le cose per come sono, ma il finanziamento io poi, il finanziamento solo, senza la realizzazione, no, ci manca, da, Angelo, se io fossi una persona, io voglio dare il merito e tu lo sai, e l'ho sempre, e l'ho anche scritto questo, ma non solo tu hai, sei, poi era bloccato questo finanziamento, ci sei andato solo, poi io per caso mi sono trovato, mi è venuto Angelo qua, l'ex comandante sa quanti sacrifici, quante volte a Beniamino Cardillo l'abbiamo pregato, abbiamo girato, dovevamo posizionare le telecamere, ma è inutile dire, perché uno quando una cosa la fa, non la fa perché, la fa perché era giusto farla, abbiamo lavorato, l'abbiamo installato, questo sistema c'è, è un sistema garanzia e sicurezza del cittadino, deve funzionare, deve funzionare, perché la mia memoria mi porta a ricordare che da quando è entrato in azione quel sistema di sorveglianza, il paese è diventato un po' più calmo, quindi vuol dire che ce l'ha un effetto, a parte che registra, quindi è utile per tutte le forze dell'ordine che ne vogliono far parte. Io chiudo, mi ritengo insoddisfatto per la risposta di questa, a questa mia interrogazione, mi auguro che magari il sindaco la possa cambiare idea su questa vicenda per un signore che non chiede altro che nulla, e che si possa porre rimedio, voglio dire, il vaso o qualche altra cosa, ma interessa che si pone il rimedio, non è che alla fine il vaso, oppure che si pone il rimedio, che a una persona gli si può rendere per una banalità la vita più semplice. Grazie. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Differimento termine per il pagamento a saldo della TARES 2013. Allora, firma del vice sindaco, del responsabile unico dei tributi, viene proposta a questo Consiglio Comunale il differimento relativo al pagamento a saldo della rata TARES 2013, differita al 31 marzo. Do lettura della proposta. Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 70 del 13/11/2013, così come modificata con successiva deliberazione consiliare numero 83 del 9/12/2013, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento comunale a TARES, che il suddetto regolamento all'articolo 42 prevede che per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in tre rate scadenti nei mesi di giugno, agosto e dicembre, che con deliberazione numero 71 del 13/11/2013, in deroga al citato articolo 42, il Consiglio Comunale ha stabilito di far pagare la rata a saldo della TARES 2013 entro il 31 gennaio 2014, non appare opportuno far coincidere nello stesso mese diverse scadenze, mini IMO, canone RAI, eccetera, che sicuramente creerebbero grosse difficoltà ai contribuenti. Per i motivi di cui in premessa, si propone al Consiglio Comunale di differire il termine di pagamento a saldo del tributo relativo alla TARES 2013 al 31 marzo 2014. Ripeto, la proposta è a firma del vice sindaco Aquilina e del responsabile unico dei tributi, il ragioniere Ortolano. Questa è la proposta, è aperto il dibattito, il contributo che vogliono portare i consiglieri. Mi pare che la proposta che l'amministrazione fa è una proposta di buonsenso. Rispetto alla mini IMU, voglio sottolineare che rispetto a quanto è stato sollevato in questi ultimissimi giorni anche da diverse cittadine, per intanto,
ripresi questa osservazione e queste lamentele anche dai siti web, dal sito web di Grotte. E voglio assicurare che questa presidenza del Consiglio e l'amministrazione, anche poco fa conversavamo con l'assessore, con la delega al bilancio, vice sindaco Aquilina, voglio assicurare che presteremo grande attenzione su un aspetto che è venuto fuori in questi giorni, sarebbe a dire il pagamento che è avvenuto sotto i 12 euro, che per legge, ove quella legge che prevede che non vadano pagate le somme sotto i 12 euro, quando questa norma è ripresa tra l'altro dai regolamenti municipali, nella fattispecie il nostro regolamento municipale prevede che sotto i 12.000 euro non vada pagata, allora noi, per intendere questa presidenza del Consiglio, seguirà quanto è stato sollevato dai cittadini. L'amministrazione, poc'anzi col vice sindaco parlava, che sarà approfondita la questione, che laddove realmente queste somme non ne vadano pagate, siccome lo stesso regolamento prevede che non possono essere effettuati rimborsi agli utenti quando sono stati effettuati pagamenti sotto i 12 euro, quindi chi ha pagato poi il nostro regolamento stesso blocca l'eventuale rimborso perché dice il regolamento che non è possibile. Ecco, l'impegno che io prendo, che è preso anche dall'amministrazione comunale, che si approfondirà rapidissimamente la questione e ove hanno diritto al rimborso sarà superata, vedremo poi come, rivedendo la norma regolamentare per esempio, oppure dovendo poi a fine marzo andare a fare dei conguagli, si vedrà il modo come effettivamente restituire l'eventuale somma al di sotto dei 12.000 euro non restituite, dei 12 euro, quando ho detto 12 euro saranno e verranno queste somme restituite. Sottolineo ancora, non sarà la norma regolamentare a impedire che c'è la norma regolamentare che c'è, non sarà la norma regolamentare nostra che c'è a impedire la restituzione delle somme. Si vedrà quale strada seguire per la restituzione ove è dovuta. Sottolineo anche questo, ove è dovuta. Quindi si approfondirà e poi si varieranno le norme per vedere come, laddove deve essere restituita, come deve essere restituita, appunto. Quindi mi pare che la proposta, tornando ora al nostro punto all'ordine del giorno, sia chiara, sia adeguatamente motivata dalla proposta a firma del vice sindaco, per cui io chiedo al Consiglio Comunale di, dopo eventuali interventi che si dovessero richiedere da parte del consigliere comunale, di portarla a votazione, invitando a una votazione favorevole. Chi chiede di parlare? Prego. La legge ci consente di fare questa cosa, non sicuramente, è a firma del vice sindaco in quanto organo politico, è il responsabile unico dei tributi che avvalla la valuta della proposta sotto l'aspetto della legge, quindi possiamo portarla a marzo. 31 marzo la proposta. Ci dico nel frattempo che ci possono inserire altre somme, per fare pagare meno. Il discorso di fare pagare meno noi lo stiamo attenzionando anche perché è il nostro cuccio. Siamo stati per certi versi sotto alcuni aspetti in commissione assieme e stiamo studiando altre metodologie che siano quelle che ci portino ad alleggerire quanto più possibile. Siccome ci sono delle norme ben precise, noi abbiamo uno studio già con buonissimi risultati sotto l'aspetto del conforto di legittimità e possiamo procedere anche ad alleggerire la base. Per ora non vi posso, sarete tenuti completamente informati. Sta studiando, sta lavorando più che studiando. Non posso anticiparvi nulla.
allora, rispondiamo che è il nostro punto. Ringraziamo. Quindi mi pare che altri interventi non... Sì, sì, consigliere Casciunova, prego. Semplicemente, Presidente, per compiacerne dell'intervento che ha fatto lei per la Menino, io ho letto questo, una nota, peraltro pubblicata oggi su Grotta Info, parecchio argomentata. E, onestamente mi fa piacere che subito si interviene dicendo se è stato comunque un pagamento così, un versamento è stato ricevuto dal comune non dovuto, anche se il regolamento nostro, noi faremo è una cosa bella, perché non si può dire che magari su cose giuste ci sia comunque, come dire, la sordità assoluta. No, no, non si può dire, perché è una cosa giusta. Mi fa piacere che l'ha preso lei. Io ero in imbarazzo se prendere questa discussione o meno a livello pubblico, magari era meglio parlarne, però visto che l'intervento è stato fatto, me ne compiaccio per lei, Presidente, anche per il Vice Sindaco, perché cose giuste devono essere cose giuste, e basta, grazie. Presidente. Prego. Ma che era dimenticato questa storia della Menino? C'è il discorso che l'amministrazione deve guardare questa storia, però già il programma che bisogna formare, con gli uffici, già il programma quando esce la documentazione, già esce con la riduzione del 40%, quindi c'è la bolletta che esce, magari che esce 6 euro di pagare, cioè, capito? Non è che è 6 euro che il cittadino deve, cioè, se esce 6 euro la deve pagare, perché cioè, ce ne deve pagare 15 euro, siccome con la riduzione del 40% c'è il programma stesso, quindi quando c'è, arriva a pagare 6 euro, è perché si deve pagare? Sì, vabbè, no, la Montepiglia è il referimento, quella che dovevi pagare, quella che deve pagare. Viene, è così comandante. Pigliate, scusate, scusami, ma anche per consentire alla gente che ci segue, pigliate i microfoni, perché sennò non è... Mi pare che così, che... Cioè, e quindi in definitiva cosa... faccio l'esempio mio, che vuoi dire, va pagare. Voglio dire che se c'è la bolletta che il programma, quando si arriva giù e viene a pagare 6 euro, questi 6 euro si devono pagare. Perché già no, perché la bolletta non è 6 euro, è 6 euro perché già detratta del 40%. La bolletta originale è già costata. Cioè, già è 15 euro per dire, faccio il mio caso, esempio mio. Cioè, a me viene a pagare 6 euro perché è 15 euro, non è sotto 12 euro. Quindi, essendo 15 euro, il programma decurta del 40%, quindi mi viene 6 euro e si paga 6 euro. Capito? Già il programma esce che si deve pagare 6 euro. Perché così la legge, e dici chi sono, gli uffici sono, cioè ci ne esci già in automatico che si deve pagare. Io ci dico per questo, voglio dire, ci siamo informati perché tutti si lamentavano. Scusa consigliere, io ho detto, siccome è stata sollevata, è così perché c'è sempre una questione, io dico che ove dovesse essere rimborsata, sottolineo ove dovesse essere rimborsata, non sarà la norma regolamentare a bloccare l'eventuale rincorso ove il cittadino, i cittadini abbiano diritto al rimborso. Cioè, se hanno diritto al rimborso, sarà cura di questa presidenza, di concerto ovviamente, che il presidente non è domine Dio, di concerto con i gruppi consigliari, a trovare la modifica regolamentare per permettere il rimborso. Ove il diritto al rimborso non si ha, non ha che modificare il consiglio comunale, né questa presidenza ha nulla da proporre. Il vice sindaco mi pare che vuole argomentare qualcosa. Presidente, solo per qualche piccolo chiarimento, lei è stato abbastanza esplicito e sintetico, di una chiarezza così evidente che non ci sarebbe nulla da aggiungere. Però così, non per motivi polemici oppure per motivi, questa amministrazione spesso viene accusata di essere superficiale, non dice nulla su alcune problematiche. Cioè, siccome noi siamo persone responsabili e non possiamo avventurarci in un campo che peraltro, guardate, il Sole 24 Ore di oggi, solo il titolo, Menino, corsa a ostacoli tra aliquote e calcoli. Cioè, il 27 gennaio, gente specializzata che scrive sul Sole 24 Ore. Cioè, non si può pretendere che né da parte dei nostri uffici, né da parte degli amministratori, si possa avere la Cassazione. Perché?
mentre a scrivere dall'esterno viene facile, per chi amministra si assume grosse responsabilità, molto probabilmente e possibilmente sicuramente di natura erariale, cioè creare un danno erariale è grave sia per l'amministratore che dà le indicazioni, sia per il funzionario che sicuramente non lo consentirebbe. Perché mentre dire ah, la norma parla di questo, la legge dice questo, la legge stabilisce questo, quando noi poi la facciamo, la realizziamo, la mettiamo in atto, cioè se poi sbagliamo c'è la Corte dei Conti che interviene. E sono, perché mentre sono 10-12 euro quello che sarà per ogni cittadino, poi per chi dà la direttiva o per l'ufficio responsabile, in questo caso l'ufficio, perché noi politici possiamo dire quello che vogliamo, però il responsabile unico, che è la signora Ortolano Maria, che questo sindaco, colgo l'occasione, non ha fatto altro che confermare la fiducia che l'amministrazione precedente le aveva espresso, solo che ha ora un ramo. Comunque non entriamo nel merito, però sotto questo aspetto mi pare che il sindaco le ha confermato la fiducia, anzi, voglio dire, dandole anche il giusto riconoscimento economico, che relativamente a questo incarico non aveva. Però questo poi sarà un'altra sede. Ora, per quanto riguarda, per esempio, la confusione che nasce, consigliere Cutaia, scaturisce proprio da quel problema. Non è il conto matematico, aritmetico, è molto semplice. Se esce meno di 12 euro, non si paga. Io vi posso fare vedere che, per prenderla su di me, è uscito 19 euro. Però 9,50 pago io, 9,50 paga mia moglie perché è in comproprietà. E sono andato a pagare. Chiaro? Perché a scapito di sbagliare, meglio pagare, anche perché si tratta di piccole cifre. Ed eravamo certi anche di questo, che qualora non fosse chiaro oppure fosse intervenuta qualche norma chiarificatrice da parte del Ministero delle Finanze, sicuramente avremmo trovato il modo e la maniera come rimborsare. Però voi capite che ogni singolo cittadino, magari che anticipa 12 euro, per l'amministrazione sono bei soldi a prendersi la responsabilità di dire non pagate. Tant'è che proprio in disaccordo con lei, che pensa che non si dovrebbe pagare, leggendo il Sole 24 Ore, cioè, no, lei dice si devono pagare, però il Sole 24 Ore pare che la pensi in maniera diversa. Sì, 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 ma infatti in via del... cioè non è che noi non abbiamo detto nulla, in via del tutto prudenziale abbiamo preferito che magari la gente scegliesse intanto se pagare o meno. Poi sicuri che noi troveremo... No, qualora dovesse intervenire qualche norma chiara, oppure noi stessi riusciamo a fare luce sulla vicenda, sicuri che andremo a trovare consiglio comunale e amministrazione d'accordo il modo come rimborsare, perché qua nessuno vuole fare cassa, perché sarebbe veramente pazzesco e da incoscienti. Chiaro? Niente, volevo solo dire, consigliere Castronovo, che praticamente il dubbio... Sì. Il dubbio dove sorge soprattutto? Se prendiamo come riferimento l'immobile, cioè ti dà un risultato che potrebbe nel suo intero importo, cioè a me veniva 19 euro, al mio immobile veniva 19 euro, però poiché io sono comproprietario del 50%, va diviso 9,50 euro al sottoscritto e 9,50 euro al coniuge comproprietario di un'altra quota del 50%. A questo punto non dovrei pagare, dando una letterale interpretazione, non dovremmo pagare. Però guardate come se ne esce qua l'esperto del Sole 24 Ore, ma guardate, tutti no. Questi sono pareri discordanti tra essi. Una volta completato il calcolo bisogna verificare se l'importo della mini IMU è superiore alla soglia minima che fa scattare l'obbligo del versamento. Se il comune non ha deliberato nulla in proposito, vale la regola statale. Ma noi abbiamo deliberato, il nostro regolamento prevede che non bisogna pagare, se secondo cui il versamento della minima non è dovuto se l'importo è inferiore a 12 euro. Attenzione,
la decisione comunale potrebbe essere nella delibera. In caso di comproprietà, la soglia va verificata sull'importo dovuto da ogni contitolare e non sul totale. Cioè, leggendo questo, dovessi pagare. Se tu non hai da pagare, io non avrei dovuto pagare, io come tutti gli altri cittadini che si trovano nelle stesse condizioni. Dunque, come vedete, la materia è talmente delicata che anche se si tratta di piccole cifre, però per un'amministrazione andasse ad assumere la responsabilità di dire non pagate nel dubbio, cioè, voi lo sapete, noi come amministratori siamo soggetti alla Corte dei Conti, basta un nulla per far scattare l'accertamento e poi la cifra diventerà, perché mentre per la singola persona, mi ripeto, è un importo di, diciamo, molto basso, leggero, cioè nell'insieme poi diventano 50, 60, 70 mila euro di responsabilità che infatti le somme sono messe lì accantonate tranquillamente. Noi speriamo nel stretto giro di posta e in ogni caso ancor prima poi di arrivare alla scadenza della TARES, perché poi vedremo se è possibile rimborseremo e sicuramente sarà possibile dalle convenzioni che ci siamo fatti, però qualora non dovesse essere possibile procederemo sotto altra forma di conguagli con la TARES, con le altre cose, ma sicuramente i cittadini avranno indietro quello che eventualmente non dovevano versare. Benissimo, è chiara anche, ma già era chiara prima che parlassi io, la posizione dell'amministrazione, quindi si vigilerà attentamente su questa problematica e sarà data giusta soluzione, come concludeva il vice sindaco, alla questione. E allora, cacaveramo a fare, Nancy? Ah, dovevamo votare, giusto? Quindi chi è d'accordo al rinvio del termine per il pagamento della rata di conguaglio TARES al 31 dicembre, alzi la mano. 31 marzo. Niente, oggi non è la giornata giusta. All'unanimità. 31 marzo. Va bene, passiamo agli ultimi due punti, il quarto e il quinto. Li dico insieme perché hanno lo stesso oggetto, però entriamo alla trattazione del quarto punto. Voi sapete, lo sapete perché questo Consiglio Comunale se ne è occupato precedentemente, che c'è tutta una tematica in campo urbanistico che nel territorio della regione siciliana è per ora questione di argomenti di attualità inerente provvedimenti repressivi e sanzionatori in materia di abusivismo edilizio. Anche su questo argomento Consiglio Comunale, l'amministrazione comunale, vogliamo tenere essenzialmente un profilo di legittimità ed un profilo di legalità. Noi, rispetto a queste problematiche della repressione e delle sanzioni in tema di abusivismo edilizio, vogliamo rigorosamente camminare sui binari della legalità e della legittimità. L'assessorato regionale territorio e ambiente, ricorderete, proprio nei primi di giugno mandava una nota ai comuni della Sicilia, alle procure della Repubblica, ai tribunali dell'isola, perché si arrivasse al completamento dell'iter inerente i manufatti abusivi. Completamento dell'iter vuol dire appunto le prime fasi che sono state fatte, ma poi l'acquisizione, le fasi terminali che sono l'acquisizione al patrimonio indisponibile del comune e successivamente a ottemperare ad una normativa che vuole che il consiglio, ancor prima che poi l'organo esecutivo opere alla espressione da parte del Consiglio Comunale della dichiarazione, architetto Galì, della pubblica utilità dei singoli manufatti abusivi. Questo Consiglio Comunale
già si è occupato della vicenda, portando all'ordine del giorno, degli argomenti. Con precisione, noi su tre manufatti abusivi, già nel mese di, sarà stato ottobre, mi pare, novembre, abbiamo portato all'ordine del giorno i rispettivi argomenti, uno dei quali da questo Consiglio Comunale è stato affrontato e votato, nel senso che si è dichiarata per un manufatto abusivo la mancanza della pubblica utilità, e mi pare che poi, architetto, come è andato a finire, è stato demolito quel manufatto abusivo. Riguardo poi agli altri due argomenti che nello stesso comunale erano inseriti all'ordine del giorno, si è operato un rinvio perché? Perché i responsabili in questione hanno fatto pervenire un ricorso alla decisione che il Consiglio Comunale si apprestava ad andare a prendere. Il Consiglio Comunale molto responsabilmente ha demandato ai responsabili l'approfondimento circa gli esposti presentati, e nel mese di dicembre, il 31 dicembre, torna di nuovo il comune a ricevere una nota da parte dei dirigenti dell'assessorato al territorio, dove ancora una volta si invita il Consiglio Comunale a procedere perché il nostro dirigente aveva scritto all'assessorato dicendo che tre immobili abusivi erano all'ordine, all'attenzione della presidenza del Consiglio Comunale e quindi del Consiglio Comunale. Giustamente, non avendo ricevuto risposte su come era andata a finire la trattazione di quei tre punti, hanno scritto dicendo sì, danno ancora ulteriori 30 giorni dalla ricezione della presente, 31 dicembre, trascorso infruttuosamente il termine, si provvederà a nominare commissario ad acta. Ma diciamo che noi non siamo stati lì ad allargare i tempi, il problema era che si doveva approfondire i due esposti presentati dai due cittadini interessati. E oggi tempestivamente siamo qua ad esaminare i due punti all'ordine del giorno. L'ufficio ha esaminato i due ricorsi e io ora inviterei qua, perché tecnicamente magari non vorrei addentrarmi per un fatto di non sapere, non essere in grado compiutamente di controdedurre tecnicamente ai due esposti. Dopodiché ripiglio la parola io, perché c'è giustamente una decisione, una valutazione e quindi una determinazione a mezzo del voto che questo Consiglio Comunale deve esprimere, quindi poi completerò io il mio dire. Quindi, architetto Calè, niente, brevemente cosa dicono i due cittadini nell'esposto presentato e qual è la deduzione dell'ufficio per intanto. Poi torniamo al punto principale, che è la dichiarazione di pubblica utilità, o meno che il Consiglio Comunale, superato o chiarito l'esposto, deve andare ad adottare. Sì, nella sostanza, ovviamente, le vite avevano questo. Aspetta un attimo. Quindi, allora, consigliere Cimino, con la decisione anche consigliere nostro. Riassumo brevemente. La ditta responsabile dell'abuso aveva presentato lo stesso giorno che si tenne allora il Consiglio Comunale una richiesta di rinvio della trattazione, chiedendo al Consiglio Comunale di rinviare appunto il punto all'ordine del giorno e valutare la possibilità della concessione del diritto di abitazione, dichiarando di possederne i requisiti.
La concessione del diritto di abitazione è in Sicilia regolamentata dalla legge 17 del 1994, in particolare dall'articolo 4. Questo articolo 4 prescrive alcune condizioni che sono fondamentali per la valutazione del Consiglio Comunale, tra le quali condizioni ce n'è uno in particolare che dice che l'abuso deve essere stato realizzato dal richiedente il diritto di abitazione su un'area, su una proprietà di cui aveva il legittimo possesso. Cosa significa questo qua? Che nel caso specifico di questo manufatto abusivo che valuterete questa sera, la ditta doveva averla realizzato questo abuso su una proprietà che era già sua. Di fatto la ditta stessa, quando ha presentato invece la richiesta di sospensione della trattazione, dichiara di avere acquistato questo bene così nello stato di fatto in cui si trovava, perché era già stato realizzato precedentemente, e quindi non viene verificata una di quelle che sono le condizioni fondamentali per poter concedere il diritto di abitazione. Quindi a questo punto al Consiglio Comunale ci sono diverse alternative di scelta: o non riconoscere la pubblica utilità, e quindi l'ufficio deve procedere poi alla demolizione, attivando tutto l'iter successivo, oppure in alternativa la circolare 11 regionale del 2003 dice chiaramente che il Consiglio Comunale può valutare in alternativa, quando non è possibile concedere il diritto di abitazione, la possibilità di locare il bene abusivo. Ma locarlo come? Cioè, non è che si può locare alla stessa ditta che ha realizzato l'abuso. Bisogna inserirlo, il bene, se il Consiglio riconoscerà la pubblica utilità, nel famoso elenco dei beni che viene portato alla discussione del Consiglio Comunale quando viene redatto il piano di valorizzazione e di alienazione dei beni comunali. Quindi cosa significa questo qua? Se il Consiglio deciderà questo, dovrà essere predisposto poi dall'ufficio patrimonio un elenco dei beni che ogni anno lo fate, voi lo approvate, un elenco dei beni che l'ente intende vendere, alienare, perché li ritiene non necessari per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, ed eventualmente quelli che intende locare. Ovviamente il ricavato della locazione si farà un bando, chiunque potrà partecipare, il ricavato della locazione dovrà essere utilizzato per scopi sociali, altrimenti non c'è la pubblica utilità. Penso di essere stato chiaro. Ringraziamo l'architetto Calè, che in buona sostanza dice, e lo leggiamo nella proposta dell'atto deliberativo, rispetto all'esposto presentato dalle due ditte interessate, ci ritroveremo nella medesima questione appena affrontiamo il successivo punto all'ordine del giorno, che va dato atto che non sussistono le condizioni previste dall'articolo 4 della legge regionale per la concessione del diritto di abitazione, cosa che invece i ricorrenti esatto. Quindi dare atto poi dice che il bene de quo non contrasta con rilevanti interessi urbanistici e ambientali, questo è un fatto importante, che non contrastano. Il terzo punto è quanto ci diceva, cioè noi siamo chiamati a fare che cosa? A dichiarare la pubblica utilità, o a non dichiararla, a dire che non è di pubblica utilità. Siamo chiamati a fare questa scelta. E allora il terzo punto è questo, di adottare le determinazioni di competenze nostre, in merito alla sorte del bene, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge 47-85, che è dire se è di pubblica utilità o meno, e quindi di effettuare la valutazione degli interessi pubblici che conducano alla conservazione del bene nel patrimonio comunale, alla conservazione. Se si dichiara che è di pubblica utilità, viene conservato
al patrimonio comunale. Se si dichiara che non è di pubblica utilità, architetto, va demolito. Quindi, e quindi effettuare la valutazione degli interessi pubblici che conducano alla conservazione del bene nel patrimonio comunale, indicando la relativa utilizzazione e destinazione di interesse pubblico. Se si dice di interesse pubblico, si deve dire la destinazione dell'interesse pubblico da dare adesso, cioè a quel bene, in relazione a quelli opposti mediante la demolizione della parte pubblica. Quindi o si dichiara la pubblica utilità e poi si dice la destinazione della pubblica utilità quale deve essere, oppure l'opposto, dire che non c'è la pubblica utilità e quindi demolire l'opera abusiva. Tra parentesi, è indicato qual è la pubblica utilità, cioè destinare, per esempio, visto che è esclusa la prima cosa, cioè di concedere il diritto abitazione, è esclusa per le motivazioni che diceva l'architetto, che quell'opera non è stata realizzata su una proprietà di cui si aveva il possesso. Quindi il ricorso è respinto. Quindi utilizzare l'utilizzazione pubblica, ad esempio, a fini sociali, come centro di aggregazione, accoglienza, eccetera, ovvero, eppure questo è un interesse pubblico, la locazione del bene, locare il bene attraverso la procedura che indicava l'architetto, cioè inserirlo nella cosa di valorizzazione, dire di questo piano quale vuole essere dismesso, quindi venduto, quale vuole essere invece trattenuto e locato, e quindi ovvero la locazione del bene e l'utilizzo delle somme ricavate dalla locazione del bene esclusivamente per fini sociali o quant'altro il Consiglio vorrà deliberare con i poteri adesso conferiti. Quindi il quadro è chiaro, il diritto di abitazione è escluso, noi dobbiamo quindi dichiarare la pubblica utilità di quel manufatto ed eventualmente dichiarare l'utilizzo nell'ambito della pubblica utilità che quest'organo indica di voler fare. Tra le cose, appunto, è indicato quello della locazione e dell'utilizzo, del ricavo della locazione, sempre a fine sociale attraverso quell'iter che poc'anzi abbiamo descritto. C'è la volontà di quale? Per sapere? La volontà dell'amministrazione. E non c'entra con l'amministrazione, qua per intanto noi c'entriamo, il Consiglio Comunale. Ma quando puoi sapere se tu non sai come no, se esce la volontà. No, se esce la dico una delle strade sono, le ripeto, utilizzarlo a fine sociale come centro di aggregazione, accoglienza, eccetera, quel bene si addice a questa cosa, oppure si può fare un'unica votazione dicendo che si dichiara la pubblica utilità e si vuole utilizzare quel bene, per esempio locando il bene, utilizzando la somma esclusivamente per fini sociali, la somma ricavata da quella locazione di quel bene, di quel manufatto, per fini sociali. Questa è un'altra strada. Quindi il Consiglio è chiamato, volendo, ecco, si suggerisce fare un'unica votazione di dire si dichiara la pubblica utilità, se il Consiglio vuol fare questo, e sì, nell'ambito della pubblica utilità si sceglie la strada della locazione del bene e dell'utilizzo delle somme ricavate dalla localizzazione per fini sociali. Poi man mano poi si andrà vedendo gli atti da adottare, però sì, è il principio, è giusto architetto? Ho esposto chiaramente o no? Sì, la regione anche per avere una completezza. Ecco, bravo, sì. Ascoltate un momentino, ascoltate che sta leggendo. La regione, questa circolare. La circolare che è citata nell'atto deliberativo. Scusate, aggiungo un'altra cosa. Vi leggo proprio il passaggio della circolare che dice.
potrà altresì valutarsi la possibilità. Angelo, ascolta. Dopo il diritto di abitazione dice, potrà altresì valutarsi, attentamente ascoltate, la possibilità di concedere in locazione gli immobili abusivi che non possono essere concessi in diritto di abitazione. Ovvero, provvedere alla loro dismissione significa anche venderli, a seguito della redazione del piano di alienazione e valorizzazione immobiliare di cui vi parlavo poco fa. Sarete sicuramente informati che un comune ha deliberato per la dismissione, però avevano predisposto un regolamento che dava priorità a chi aveva realizzato l'abuso, e per ora c'è un'inchiesta su questa cosa qua. Però non è esclusa neanche la possibilità di poter decidere la dismissione. La circolare non è esclusa. Dismissione mia, vendita. Vendita. Io semplicemente per dire che dal corpo della delibera questa volta dagli uffici emerge in maniera molto più chiara anche un'ipotesi, come dire, una visione che è più netta, più nitida rispetto al passato, probabilmente perché nel caso specifico o nei casi specifici le ipotesi di pubblica utilità, diciamo, si ravvisano in maniera molto più chiara e inequivocabile rispetto alle precedenti. Quindi anche sotto questo aspetto, anche la decisione del consigliere che va a esprimere il voto è, come dire, supportata, tra virgolette, anche da una visione che è dell'ufficio competente preposto, dove in un certo senso dà un'indicazione che non è obbligatoria. La visione dell'ufficio, la visione della, che non è obbligatoria, quello che dice la legge. Non è obbligatoria, ma è una visione che sostanzialmente mette il consigliere comunale dinanzi certamente all'ipotesi di poter dire no, eccetera, eccetera, procediamo alla demolizione, però viceversa dal corpo della delibera pare che non ci siano sostanzialmente, questo è quello che io penso, quello che ho potuto dedurre, non ci sono tutti i requisiti, diciamo, che in un certo senso darebbero quasi unidirezionalmente, diciamo, una decisione che possa essere quella di dire abbattiamo l'immobile. Viceversa, si potrebbe nascere, questo è quello che penso io, da quello che evinco dalla cosa, l'eventuale possibilità di dire utilizziamo l'immobile per altri fini che naturalmente sono di scopo di natura pubblica, che possono essere o l'affitto o la vendita. Su queste due cose noi non possiamo decidere a priori, per ovvia ragione, manco ce lo possiamo, come dire, possiamo discutere prima, perché secondo me prima dobbiamo votare, e dall'esito del voto, che non possiamo certamente sapere prima, eventualmente poi decidere il da farsi, e quindi ci deve essere necessariamente un'altra fase. Quindi secondo me distinguiamo le fasi, prima votiamo se riconosciamo l'ipotesi di pubblica utilità o meno, e subito dopo poi discutere sulla base della risultanza del voto quello che dobbiamo fare. Chi in 10 anni non c'è bisogno di fare nulla, se si decide la mancanza, così, ci sono delle fasi che bisogna distinguere, quindi prima si va al voto e poi eccetera eccetera. E poi andare con un'altra votazione. Chiaro, e poi stabilire l'utilizzo che noi vorremmo fare nell'ipotesi in cui dalla votazione dovesse vincere, cioè dovesse venire fuori l'ipotesi della pubblica utilità. Allora, lasciate da seguire, intanto andiamo allora a dichiarare o meno la pubblica utilità a mezzo della votazione. Quindi inseriamo il seggio e... No. Tranne che, ascoltate, se c'è chi chiede parlare, vuole ancora il chiarimento, non è che ho chiuso la discussione io. Se nessuno chiede di parlare, sì. Allora, segretario, il consigliere Rizzo propone di votare a scrutinio segreto. E allora, c'è chi chiede di parlare? Nessuno chiedendo di parlare, io invito gli scrutatori Liotta, Marchetta e Cimino. Come? Cosa?
Sì, votiamo, accettiamo la proposta del consigliere Rizzo, naturalmente. Giusto, giusto. Quindi chi è d'accordo? Allora, chi è d'accordo alla votazione a mezzo di scrutinio segreto, alzi la mano. Chi è d'accordo alla votazione per scrutinio? Scusate, prestate un po' di attenzione. Quindi c'era la proposta di chi è d'accordo alla votazione a scrutinio segreto, alzi la mano. Rizzo. Va bene, 10 a favore, chi è contrario? Chi è contrario? Vabbè, si allontana il consigliere Cimino. Vabbè, come se non ci sei, dai, non come se non ci sei. Si allontana il consigliere Cimino. No, no, quindi siamo 14 presenti. Cimino assente. 13. Certo, ci sono 13, niente, cioè, il numero è un 4. Allora, 13 presenti, giusto? Giusto siamo, no? 13 presenti. Gli assenti che sono? Cimino e Roberta. Vabbè, 13. Sì. Sì. Vabbè. Vabbè, quindi, e allora, chi è a favore 10 abbiamo detto, chi è contrario, chi si astiene, e 4 astenuti. E allora, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 9 a favore del scrutinio segreto, aspetta, e 4, sì, 9 assenti sono Di Salvo e Cimino. 9 a favore dello scrutinio segreto per intanto e 4 astenuti. Andiamo ora nel merito della votazione, alla votazione sull'argomento. Quindi chi vota per la pubblica utilità, per la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi della legge che è scritta all'ordine del giorno, vota sì. Chi è non è d'accordo vota no. E allora inseriamo il seggio. E lo sostituiamo con l'abbiamo già sostituito con il consigliere Toler. Eri disattenta, prima della votazione l'avevamo fatto. Se il consigliere Toler non è attento, che posso fare? L'avevamo già sostituita col consigliere Toler. Quindi Liotta, Marchetta. Allora andiamo avanti, inseriamo signore scrutatore. Chi? No, che c'è? L'abbiamo sostituito, non è casi voto. Abbiamo sostituito e votato. E allora, dai. E voi ovviamente non entrate in cabina, no? Non entrate, quindi autenticate, no, nove schede solo. Vabbè, sope. No, per nera. Chi è Piero? Segreta, scusami, come passa così quando senti? Che voti ci vuole? L'argomento, siamo 13, gli astenuti come si conta? Aspetta, no, è chi su questo? Quando due voti ci vuole? Sì, di passare 8, no, 4 su IG, 13. No, si suppone che fare questa, più 7 passa. Aspetta, mettiamo qualche lancio più, una bianca, no? 7, aspetta, 7. Io sono 1 e c'è 4. No, che c'è?
Presente, secondo me, caso di condono. Presente. O la maggioranza del quorum è 15, non c'entra il quorum, non è capo tanto così. In queste case, sono sempre 7 o 8. Che conviene fare 8? 7 va bene. Andrebbe o va bene? 8, non 7. No, non volevo fare 8. E allora andiamo, dai, datemi la cosa. Va bene, dai, dammi, già si sa. Va bene, allora. E chiamiamo l'appello. Carlisi, dai. Dai, va bene. E allora? Unila, Gesù. Allora, Carlisi e Liotta. Marchetta. Marchetta si prepara al Rizzo. Marchetta Rizzo. Collura. Collura. Castronuovo Piero. Dopo Collura Castronuovo Piero. Poi Cipolla Miriam. Puglisi Angelo. Cipolla Miriam, Puglisi Angelo e Arnone Giuseppe Pino. Vabbè, il 4 allora. Ci saranno tanti. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sì e una bianca. Il consiglio approva. 8 sì e una bianca. E allora?
Piero, ci sono le altre schede, ora vediamo come si prosegue. Sì. Quindi il Consiglio ha dichiarato la pubblica utilità. Allora, ascoltate qua, quindi allora il Consiglio ha approvato la dichiarazione di pubblica utilità, quindi proseguiamo. Nell'ambito della pubblica utilità il Consiglio deve pronunziarsi sull'utilizzo del bene. No, sull'utilizzo del bene. Come? Ma una volta che si dichiara la pubblica utilità. Ah? La dichiarazione del pubblico utilità ora deve dire il Consiglio l'utilizzo che deve farne. Oppure la locazione, o se vuole fare ufficio, o per uso amministrativo, o per fini sociali, o solo delle vendite. Come? Non ho capito. Si fa la proposta? Allora, ascoltate, pigliamo posto un attimino per vedere di procedere ancora. Sì, vediamo un po' come procedere. Mi dai, ascoltami. Mi dai la proposta del nuovo architetto? Gentilmente mi ridai la proposta, tutte cose. Stasera prendiamo atto del fatto che c'è stata una decisione. Questa decisione che stasera stesso dobbiamo stabilire quello che andiamo a fare. Ma ne abbiamo dovuto stabilire una stasera, ci vuole noi, mancano dei consiglieri comunali, non è che noi decidiamo loro con calma, no? Alla fine nessuno va a decidere con calma. Angelo, meglio chiuderla la vicenda, poi veniamo al rinconsiglio. Io leggo qua. Allora, e quindi
e quindi effettuare. Noi abbiamo dichiarato il bene, seguiamo un pochettino la questione, abbiamo dichiarato il bene di pubblica utilità. Successivamente la proposta cosa dice? E quindi effettuare la valutazione degli interessi pubblici che consentano, che conducono alla conservazione del patrimonio, del bene nel patrimonio comunale, con la relativa utilizzazione e destinazione di interesse pubblico da dare ad esso. Avendo dichiarato l'interesse di pubblica utilità, noi dobbiamo fare il secondo passaggio, dire la destinazione. E ci sono degli esempi che sono qua nella proposta stessa. Ad esempio, per fine sociale, come centro di aggregazione, ovvero la locazione del bene e di utilizzo delle somme esclusivamente per fini sociali o quant'altro il Consiglio vorrà deliberare, con i poteri adesso conferiti. Com'è che si arriva a formulare ora una proposta sull'utilizzo? È ora di palese, quindi anche il consigliere lo può proporre. Scusate, allora il consigliere Rizzo propone la destinazione in locazione e quindi dal ricavato. Destinazione in locazione vuol dire con bando, no? Tutto regolarmente. E quindi con l'utilizzo delle somme ricavate da là per fine sociale. Propone questo il consigliere Rizzo. E allora, chi è d'accordo e chi è contrario, lo facciamo con votazione? Palese. Chi è d'accordo? Voi vi astenete sempre, giusto? Chi è d'accordo alla proposta del consigliere Rizzo utilizzarlo, di darlo in locazione e utilizzarlo poi per fini sociali, il ricavato della... Chi è d'accordo alla proposta del consigliere Rizzo, alzi la mano. Vabbè. Chi è contrario, chi si astiene? 9 a favore e 4 astenuti. Allora, questi due punti qua, vabbè, il consiglio alla fine dà, prende atto che non sussistono le condizioni di agitato, fallo votare quello che sia. E a quanto perché votazione? Appena... Vabbè, sì, ma perché arriva? No? Certo, sì. Cioè, che cosa? Che non sussistono le condizioni per l'abitabilità e che il bene non... I primi due punti. Certo, nel momento in cui nel momento in cui sceglie questo è implicito. Va bene, e si chiude così il quarto punto all'ordine del giorno. Andiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Ricostituiamo il seggio. E Rosellina, dai, e Liliana. Quando è arrivata a 9, a questo punto non votando loro, quando ce n'è? Vedi quando ce n'è, è arrivata a 9. Le schede, portale qua, tutti i capo. No, 5. Come andiamo? Ascolta, la questione ovviamente si segue di sì, meno di 12 euro, vogliamo seguire. Di modo che... Ascolta, sì. Alla fine va a riunione, perché non qualcuno fa andare a riunione e restiamo della maggioranza per comunicare la questione a Monnista, o no? A cagare la prima a tutti i cani. Lo dice tu, lo dice tu. No. Quanto siano no Rosellina? Quanto siano 9, eh?
Allora, Carlisi Antonio. Dai, Liotta Liliana. Liotta Liliana. Marchetta. Marchetta e poi Rizzo. Marchetta, Rizzo con l'Urangelo. Castronovo Piero. Con l'Urangelo, Castronovo Piero, Cipolla Miriam poi. Cipolla Miriam. Architetto, ovviamente poi. Sì, che vuoi? Ascoltami. Cipolla Miriam, Angelo Puglisi e Pino Arnone. E Piero, poi ci scrive all'assessorato uno di Siorna. No, vabbè, domani. Sì, ci scrive. Capasso un mese così. Avvocato. Come che una discussione abbastanza stimolata. Se si vuole informare. E domani ne veniamo a Riacane sull'11 e 20. Una mezz'oretta che si importa. Allora abbiamo finito, no? Pino. Allora Anna, dai. Sì. 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 8 sì e una bianca, il consiglio approva. Va, ascoltate, segretario, direttamente pongo ai voti la questione della, anche per questo vale, chi è d'accordo, scusate, chi è d'accordo alla, come si dice, alla locazione, alzi la mano, Rizzo e Arnone. 9 a favore e 4 astenuti. Il consiglio si chiude così, ci diamo appuntamento ai prossimi giorni. Ascoltate, una